Benvenuti a questa epica aria di sottofondo che è quella di Fumble, perché quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e in Italia e anche all'estero. Continuiamo a salire in Russia e Brasile, sempre più in alto. In Norvegia porto alta la Porto bandiera. Anche in Germania Anche siamo messi in Germania. bene, in tutta l'Europa siamo abbastanza messi bene, ma noi facciamo giochi in italiano in questa sera particolarmente italiani. Perché non Oh solo è yes. scritto da Matteo che è qua con noi, saluta a tutti Matteo, Ciao, ciao a tutti. ha scritto Primi Re, che è un gioco italiano e ambientato in Italia, nell'antica Roma, appena nata Roma. Quindi vedremo poi un po' il gioco. Intanto vi ricordo che ci trovate su fumblegdr.it, ci trovate su QWERTY.it, su Spreaker, su YouTube, su Spotify, su Facebook, su iTunes, su Google Podcast e nel budello di vostra madre. Claudio. Lo dovevo dire, non dico più dateci i vostri soldi bastardi, qualcosa lo dovevo dire, lasciamelo fare. Ci potete seguire su qualunque mezzo di distribuzione voi abbiate, potete condividere questi podcast o video se state guardando il video con i vostri amici più cari o la vostra famiglia, una bella proiezione di Fumble la sera davanti Più al probabile che i salotto. vostri amici del gruppo, sì. Magari uno fa una bella Detto. proiezione di Sì, Fumble la va sera, bene. il Questa one venerdì sera. shot, quindi è perfetto per introdurre nuovi giocatori e nuovi ascoltatori. Assolutamente sì, perché è una one shot, inizia e finisce questa sera, non dovete sapere tutto quello che è successo nelle ultime 15 puntate. Parli di Cinquanelli per caso? 5 anelli sono ben più di 15 puntate, sono sulle 30. E che altro dire? Ci potete supportare diventando soci di QWERTY, comprando i nostri giochi, fumblegdr.it/shop, trovate i giochi, tra cui Clotos, che è quello lì sotto che è diventato gioco di ruolo per miglior game design ai Player Awards. E ci sono anche gli altri giochi, in realtà c'è Gattai e Mobile Suit Poets, di cui abbiamo Quello quell'autore, gratis. quello è gratis, potete scaricarlo anche adesso. Direi che per QWERTY e Fumble ho detto tutto. Lasciamo un attimo la parola a Matteo che ci parla un attimo di Primi Re, più che altro del perché scegliere di ambientarlo nell'antica Roma e non nella Roma imperiale che tutti amano e conoscono. E quanto è andata di culo che quest'anno sia uscito il film Il Primo Re che parla esattamente di questo. Allora, L'hai fatta apposta, dillo. no, in realtà no, non mi aspettavo nulla di tutto ciò. Allora, ambientare Primi Re nella Roma arcaica, nella Roma primordiale, è stata una scelta dettata innanzitutto perché veramente è un'epoca molto misteriosa, poco conosciuta, poco approfondita, soprattutto nell'ambito GDRistico. E in più, essendo appunto estremamente mitologica, permetteva ad un'ucronia di gettare delle ottime basi. Ma la cosa non è stata neanche in realtà studiata a tavolino, perché quando mi sono interessato alla storia romana e sono incappato subito nella leggenda di Romolo e Remo, lì è stato un Hai attimo. detto, ma se... Esatto. Ho pensato proprio questo, cioè stavo leggendo, ho detto, ma allora, figli del dio della guerra, allattati da un dio lupo, sono i primi licantropi della storia. Troppo Questo è bello, stato troppo questo è bello. stata il Apposta quasi. momento catartico, diciamo. Perciò in realtà si è creata da solo il contesto dell'ambientazione Certo. così diversa dal solito. Poi noi speriamo che riusciamo a farla apprezzare e chissà, magari a far invogliare la gente ad interessarsi anche alla storia, cosa che io dico sempre, una cosa stupenda del GDR. Che ha funzionato con me, perciò immagino possa funzionare con chiunque, è di riuscire attraverso il gioco ad interessarsi a un sacco di cose. Certo, come Storia, te, cioè, che ti sei, hai, sei partito da lì e poi sei. Dici una cosa, che tipo di storia racconti con giocando a Primi Re? Allora, sono storie abbastanza cupe, perché comunque si va a visitare una Roma completamente differente da quelle che sono i cliché. Come appunto diceva Claudio, non è la Roma imperiale o repubblicana, non è Caput Mundi, non è la città eterna, è l'ombra di ciò che sarà. È una Roma molto scura, molto barbara, i materiali proprio erano completamente diversi da quelli che siamo abituati a immaginare, e si trova arroccata sulla cima del Colle Palatino, circondata da questa selva paludosa che è il Cermalo e il Velabro, dove poi sono nati Romolo e Remo,
e perciò è una Roma davvero davvero primordiale. Anche i romani stessi sono un popolo completamente differente da quello che niente Colosseo. Esatto. Niente Colosseo, niente Foro Romano, non c'è niente. In c'è più tutto è, da costruire. Esatto, in più è circondata da molti popoli più evoluti di lei, da cui in parte si trae conoscenza, ma ci si scontra. Si trae anche botte. Esatto. Si trae mazzate. Bellissimo. Questo perciò Primi Re porta storie abbastanza cupe, abbastanza anche cruente. Infatti io lo chiedo sempre, faccio sempre una piccola premessa: se al tavolo ci sono argomenti spinosi che si vuole evitare, o se durante la narrazione ci sono delle situazioni che possono creare fastidio, ditelo subito, certo, senza nessun certo problema, mm-hmm, alzare una mano. La famosa carta X. Mm-hmm. Esatto, perché, ripeto, Primi Re può portare situazioni... Mm-hmm. Ok. Abbastanza. Siete su Kickstarter, sei su Kickstarter. Siamo su Kickstarter, siamo ormai arrivati alla fine, mancano 3 giorni. Lunedì mattina alle 11 finisce. Ok. E siamo lì. Stiamo guardando le porte del Tempio di Giano che dovremmo spalancare. Andiamo a spalancare le porte. Con questo puntato riusciamo un po'. Speriamo. Il link tra l'altro lo trovate nella descrizione del video o del podcast, quindi non potete lamentarvi di devo andare a cercarlo. È lì, cliccate e fate. Cercate Primi Re Kickstarter. Primi Re Kickstarter lo devono già cercare quando possono cliccare comodamente che gliel'ho servito su un piatto d'argento. Non vedo perché andare a cercare. No, manca davvero poco, perciò siamo positivi sulla riuscita. E a parte l'ambientazione, che quindi è estremamente particolare, perché ci sono altri giochi che parlano di Roma, ma appunto si preoccupano della Roma imperiale, sì, e di non essere così dark, ma essere più fantasy. Non faremo i nomi perché hanno fatto troppi soldi su Kickstarter, non vogliamo dargliene altri. Questo è anche un sistema un po'. Sì, un bel po' particolare. Il sistema è legato all'ambientazione ed è una cosa che è nata in contemporanea quasi. Quando ho iniziato a viaggiare con la fantasia su Luconia, e man mano che studiavo appunto la storia di Roma arcaica, mi rendevo conto che era piena di simbologie, piena di riti, di animali sacri, che avevano uno scopo legato alle divinità e quant'altro. E mi sono fatto sta domanda, mi sono chiesto, ma oggi come oggi, che simbologie abbiamo noi, a cui ancora diamo peso? E la prima, istintiva proprio, quella che mi è saltata subito alla mente, è quella dello zodiaco, no? Certo. Del compleanno, mm-hmm, e da qui le due meccaniche forse più particolari, quelle più iconiche di Primi Re, che è appunto la data di nascita del giocatore che sblocca i doni lupercali e influisce perciò sul proprio personaggio, e quella della simbologia zodiacale, che chiaramente non riprende i significati astrologici, ma è una simbologia molto più rustica, cioè il simbolo deve trasmettere qualcosa. Io sono andato proprio a sentimento, cioè certo, il leone che cosa ti trasmette, il toro e così via. E poi abbiamo appunto sistemato anche in diverse fasi i simboli in 3 grandi macro gruppi, che sono le corporeum, res militaris e doctrina. Mm-hmm. Perché 3? Come Cerberus è tricipite e veglia sulle porte dell'Averno, voi avete 3 grandi branchie di attitudini per vegliare sulle porte di Roma. E sono un po' le statistiche. E sono un po' quello, esatto, che nei giochi più classici sono caratteristiche, abilità, talenti, perché in Primi Re non c'è nulla di tutto ciò. Non c'è neanche una classe, in realtà. Okay. Che attraverso appunto il sistemare a livello iniziale i punteggi nei simboli, tu puoi creare qualsiasi archetipo che ti viene in mente. Ogni simbolo è una sfera di competenze, certo, okay, che puoi narrativamente tirare in ballo a seconda della situazione che immagini, e in quel momento si innesca la meccanica. Perciò se in Primi Re tu non racconti quello che vuoi fare, come lo vuoi fare e perché lo vuoi fare in quel modo, in realtà non si riesce ad innescare, certo, la meccanica. Quindi è il giocatore che spinge nella direzione di prendere dal proprio background e metterlo, esatto, in gioco, esatto, a seconda di com'è. Esatto. Una cosa per me importantissima, ormai è diventato uno slogan, mm-hmm, è in Primi Re quello che tu dici e quello che tu vuoi deve avere un peso. Mm-hmm. Okay. Sarebbe una sconfitta trovarmi in una situazione in cui il giocatore vuole una determinata cosa e non riesce ad ottenerla, o almeno a provarci, solo perché va a
in conflitto col sistema. Tante volte credo che a tutti noi è capitato di giocare a giochi in cui immagini, racconti, ti scervelli per ottenere un determinato risultato e poi il dado vanifica tutto, certo, anche contro qualsiasi logica, non so come dire. E in primi re cerco di compensare. Questo è uno dei, forse il principale obiettivo del sistema di primi re. Vuole essere molto scorrevole, molto snello e incentivare proprio la fantasia dei giocatori, creare scene cinematografiche. Avevo un altro paio di domande veloci. Sì. Non ci sono le classi, ma c'è la luna sotto cui è nato il tuo personaggio. Esatto. La terza meccanica fondamentale è proprio la luna di nascita. Anche qui si può andare a vedere la luna di nascita del giocatore. E le lune sono divise in quattro fondamentalmente. Sono la luna piena, cioè sarà il Lupus Rex, grande manipolatore di questa energia che pervade tutto, che è la Vibrantex Lumina. E sei il classico uomo che ha la possibilità di mutare nel più classico dei licantropi, grande, grosso, cattivissimo. Infatti la Vibrantex Lumina influisce anche sul tuo carattere. Sei molto incline alla rabbia, alla violenza, perché sai che la tua parte interiore è in realtà un'arma umana, un'arma vivente. Mm-hmm. Infatti quando diventi Lupus Rex l'unica cosa che puoi fare è combattere. Okay. E sai che del sangue deve essere versato per Malta. Poi c'è la mezzaluna che è Lupus, perciò da uomo diventi lupo e sei in totale perfetto equilibrio tra i due mm-hmm. mondi. Tant'è che ami molto invece tu stare in forma di lupo, a differenza del Lupus Rex che teme la sua parte più bestiale. Poi c'è l'obscurato, che è la luna nuova, la luna nera, ed è un po' il figlio Claudio stasera? Ed è un po' il figlio adottivo delle famiglie Romule, nel senso che sembra essere figlio di Romolo come tutti, ma viene un pochettizzato perché in realtà non ha le caratteristiche Romule, proprio partendo dall'odore. È diverso. Puzza di uomo? Puzza molto di uomo, di uomo anche maledetto. Ok. Lui non può mutare forma nel Lupus Rex, ma può mutare forma in tutto ciò che vuole. È un mutaforma totale. Ah, tranne che il lupo. Però se prova a diventare un lupo o qualcosa che assomigli a un Lupus Rex, non ce la fa. È come se ci fosse una sorta di veto su quelle due forme. Addirittura riesce a mutare così in profondità se stesso da divenire un elemento. Ah. E questa è una cosa interessante che avevo già sentito sia te che Max di Epic Party Games, che poi è l'editore del gioco, parlare di proprio questa forma dell'obscuratum, perché tu non diventi come l'uomo torcia, che è un uomo fatto di fiamme. Esatto. Tu diventi la fiamma. Diventi fiamma, certo. Se non hai dove attecchire, ti spegni ed è finita. Nel senso che è un potere molto forte, può risultare molto potente. Se diventi acqua, potresti essere subito al terreno. E ciao. O se riesci magari a nasconderti e poi ritrasformarti in una delle morti più inutili. No, scherzo. Però è stato un giocatore che è stato bevuto da una mucca. No! Va bene. Obiettivo di stasera: far sopravvivere Claudio. No, che... comunque. Ha anche un costo. Una mutazione così profonda ha un costo fisico. L'obscurato, se dovesse utilizzare la sua capacità di mutare in forma elementale, dovrà sacrificare parte di se stesso, perché è una trasformazione molto. E poi c'è un ultimo. L'ultima luna, scusate, il Falx. Le falci sono i più comuni tra tutti i Romuli. Okay. Non hanno la possibilità di mutare forma. Perché? Perché loro incarnano il primo volere di Romolo, che era quello di essere uomo prima che bestia. Lui, a differenza di suo fratello Emo, che incarnava invece tutti gli ideali più ferini, lui voleva prima di tutto essere un essere umano, guidare gli esseri umani. Lui ha sempre visto il modello di Alba Longa, della sua parte della sua stirpe albana, come riferimento. Lui voleva raggiungere la magnificenza di quella città dell'epoca, no? Che era l'unico baluardo che si stagliava contro l'egemonia etrusca. Okay. E per questo lui sapeva che non poteva lasciarsi andare i suoi istinti primordiali e abusare del suo potere. E i Falx rappresentano proprio quello, tant'è che vengono molto rispettati da tutti i Romuli, nonostante non riescano a mutare forma. Ok. Quindi però tu non muti forma, io sono lui. Io muto forma in quello che voglio. Vabbè, okay. Calcolate che comunque anche il Falx ha la possibilità di utilizzare la Vibrantex Lume per aumentare i propri sensi, la propria forza fisica.
E invece una curiosità, sì. Ululato. L'ululato è una capacità che avete tutti tranne l'obscurato, è una forma di comunicazione, voi fondamentalmente utilizzate la luna come un satellite, okay. E riuscite a comunicare dal grandissimo, la luna è un satellite, quindi tecnicamente, esatto. Sì. E riuscite a comunicare a grandissime distanze, ma proprio grandi distanze, mm-hmm. senza problemi. Potete proprio mandare un vero e proprio messaggio proprio... a tutto, a tutti. Lo scegliete lo voi, scelgo io, okay. Lo scegliete voi se ha più omuli, ha un omulo specifico, mm-hmm. e quant'altro. Okay. Okay. L'unico momento in cui non si può ululare, ed è anche uno dei pochissimi tiri che fa il master, è con la luna nuova. E io, già che ci sono, ne approfitto, tiro subito il dado della luna. 6. Perfetto, mezza luna. E questo si dice con la luna nuova, da dove partiamo? Non si riusciva ad utilizzare l'ululato. Mm-hmm. Ok, bene. Questo è fondamentalmente. Direi che le parti meccaniche poi le vediamo mentre, sì, assolutamente. Sì. Mentre giochiamo. Faccio giusto una presentazione rapida del mio personaggio a questo punto, che è Albinus, della gens Amoria. Sono appunto un obscuratum e da quello che ho addosso sono un guerriero, perché ho lancia, spada, scudo, ho l'anello di mio padre, i semi di sorbo donati da mia madre e lo scudo è recuperato da... dai miei aggressori, dagli aggressori che hanno assalito la mia famiglia. Va bene. Invece io sono Elena di Gens Prima. Sono sotto la luna Fax, quindi vuol dire che sono uno delle, diciamo, una fisionomia più comune tra la popolazione. Sono però un donnone vero e proprio, nel senso che sono veramente alta e abbastanza, come dire, rude nei modi. E, di mio, che altro dire, mi verrebbe in mente che vado in coppia con Taura, Gente Sessium, che invece è una del sotto la luna del Lupus Rex ed è in tutto e per tutto una vestale, molto più avvezza al parlare, al decidere, al controllare le persone con la testa invece che con i pugni, ma che comunque ha anche una forma di lupo, quasi, appunto, nonostante possa solo combattere, è comunque quasi una forma più di orgoglio e di sovrapposizione fisica che di forza. Diciamo che dove non arriva la parola... Arriveranno gli artigli, chiaramente. Arriverà però... il volere di vesta, mm-hmm. sotto, yes. forma di lupo alto 2,5 metri. Però c'è una forma anche quella... Cerchiamo di non abusarne. Esatto. Basta, direi basta, sì. Che possiamo iniziare. Sì. Salutiamo un secondo Roberto. Ciao Roberto. Che è romano e sta a casa a Rosica perché non è qua a giocare all'unico, sì. gioco sui romani. Ho letto il suo intervento. Quindi. Chissà come sarebbe stato il lupo mutaforma con l'accetto, esatto. Lupo coatto. Forse ci siamo salvati. Mi è capitato un tavolo a Firenze dove hanno giocato tutto il tempo in, non dico dialetto stretto, ma con l'accento super marcato apposta. È diventata un po' una giocata goliardica, però è stato divertente. Giusto, non abbiamo detto che sono qua per una serata così, sono apparso a Milano. Beh, è la terza volta quest'anno, la terza volta. Succederà di nuovo forse, chi lo sa. Sono qua per stasera. Non è più una news. No, non è più una news, però. Ciao. Non sei più uno special guest. Non sono più uno special guest. È un recurring guest. Esatto. Questa stagione sono recurring, mi avete pagato il fee per essere presente in più puntate. Ok. Perfetto. Allora, tutto quello che vedrete stasera avverrà nell'interregno che c'è stato tra il secondo re di Roma e il terzo. Mm-hmm. Come se noi sapessimo qual è il primo, mm-hmm. e il secondo re. Re Numa Pompilio, espirato all'incirca un paio di settimane fa, e a Roma sta vivendo appunto un periodo di inquietudine. Perché? Perché il regno di Numa è stato un regno beato dagli dèi e ricco di civiltà. È stato il re in assoluto fra tutti, che ha avuto il regno più lungo, 43 anni, potrei dire una sciocchezza ma non credo, e per tutto il tempo
che lui ha regnato su Roma, le porte appunto del Tempio di Giano, come ho detto prima, sono rimaste chiuse. Significa che Roma non è mai andata in guerra. Ha avuto anche lui il suo bel da fare, ma non è mai sceso in battaglia. Perché lui voleva una Roma civile. Lui ha assecondato in parte il volere di Romolo, anche se Romolo era un re molto guerrigliero e dei modi molto bruschi. Ha voluto appunto enfatizzare il volere di Romolo di creare una Roma civile che sia all'altezza dei popoli che la circondavano, proveniente dal territorio sabino, la sua gens era di origine sabina, e perciò ha creato davvero un periodo per Roma magico, fantastico. Roma, magica Roma. Esatto. Scusa. Ha ampliato il Pantheon e le divinità che i romani hanno iniziato a venerare, però purtroppo è arrivato al termine. Anche Numa ha raggiunto gli dèi. E un po' nella mente di tutti i romani in quel momento la domanda è una, cioè chi sarà il nuovo re? Il senato, le curie da tempo ormai abbastanza lungo si stanno dibattendo su chi possa divenire re, ma ancora non si sa nulla, indiscrezioni, voci di corridoio. Voi in questo momento, ognuno di voi, si trova in una situazione di estrema pace e calma, in una giornata in cui il sole è alto e il vento di mezzogiorno soffia. Ognuno di voi può immaginare benissimo dove si trova. L'unica cosa che ad un certo punto dovete di cui dovete prendere coscienza in maniera brusca è semplicemente che quando ognuno di voi sta per fare la più bella cosa che gli viene in mente di una giornata del genere, sentite un ululato inconfondibile. Che poi viene seguito da un altro ululato e da un terzo e da un quarto finché diventa un coro che portato appunto dal vento è la musica più terribile che le vostre orecchie abbiano mai sentito. Ok. Perché questi ululati voi, soprattutto voi Romuli, li riconoscete e fanno parte, sono carichi di quella malinconia, di quel rancore che è nella stirpe di Remo. Perché cosa è successo? Quando è avvenuto il fratricidio, come ci insegna la storia, i figli di Remo, che nel gioco sono tra i principali antagonisti, i Remos appunto, hanno portato via le spoglie del padre e hanno giurato eterna vendetta nei confronti di Roma. I Remos sono l'altra faccia della medaglia, sono esseri umani come voi, però appunto come era volere di Remo incarnano la parte più bestiale del vostro essere per metà figli di ben due divinità, quella della guerra e quella delle selve cermali. Anche loro sono lupus. Loro usano la Viguantex Lume in maniera diversa da voi. Hanno un utilizzo molto più primitivo della Viguantex Lume e questo li porta ad avere un controllo magari molto più rapido su di essa, ma meno stabile. Quando voi riuscite ad assumere una forma, controllarla e a rimanere nella forma il tempo che volete, la maggior parte dei Remos, anche perché ce n'è diversi generi, invece utilizza la Vibrantex Lume a fabbisogno. Loro addirittura possono mutare un dito o una mano, cosa che voi non riuscite a fare, però la loro mutazione rimane instabile. Ok. E sentite appunto il loro ululato, ne siete certi, e questo vi getta proprio nello sconforto, il vostro cuore perde un battito. Perché? Perché non se ne sono mai sentiti così tanti, tutti assieme. I Remos sapete benissimo che si aggirano per tutto il territorio dell'Latium Vetus, ed è una fortuna che, essendo estremamente caotici, inclini anche allo scontrarsi tra di loro, i vari latrari, che sono appunto i gruppi di Remos che si muovono sul territorio, non hanno mai avuto il volere o la possibilità di mettersi in armonia per marciare davvero su Roma. Cioè non sono organizzati. Non sono assolutamente organizzati, non sono stupidi, sono esseri umani, sì, intelligenza umana, però è proprio parte, un istinto. È parte di loro. Come Remo voleva rimanere nomade, voleva seguire le leggi della natura, a loro viene istintivo avere quell'atteggiamento. Cosa vuol dire l'ululato per noi? Allora, voi non comprendete appieno il linguaggio dell'ululato Remos, però tutte le volte che ne udite uno sapete due cose, che scorrerà del sangue e che è una minaccia. Quello c'è poco da fare. Però non vuol dire guerra. Sì, vuol dire guerra. Sempre vuol dire guerra.
assolutamente. Anche se Remus è da solo e voi siete in tanti, lui ululerà e vorrà dire guerra. Okay. C'è poco da fare. Ma sono... quando è stata l'ultima volta che c'è stato un ululato del genere? Se allora, c'è stato. Un coro di ululati simili, a vostra memoria non ve ne ricordate, okay. E voi personalmente non li avete, okay, mai sentiti. Mm-hmm. Vi è capitato già di avere a che fare con Remus, di avere a che fare con dei latrari Remus, ma i latrari sono composti da una decina di Remus, mm-hmm, adulti di media. Quando si passa a 20 sono già dei latrari abbastanza, mm, consistenti. Voi adesso non siete stati lì a contare di no, lati, no, certo, però era una, ma certo, è stata proprio un'ondata, okay. Ok? Ok. Io penso di essere comunque vicino a lei. Secondo me stabiliamo la scena. Siamo davanti alle porte del tempio di Giano. Okay. La porta sì. Apre appena appena e Taura e Elena escono e la porta si richiude, si è aperta appena appena e si è richiusa immediatamente giusto per far uscire loro. Okay. Ed Elena è in mano una, Taura è in mano una lancia, se, non puntata, okay, in mano, e è uscita a guardare, siamo usciti a guardare che cosa si vede dal colle. Okay. Vediamo del fumo, vediamo delle fiamme, vediamo del movimento. Allora, calcolate che dal Colle Palatino voi avete una grande visuale, un po' perché si trova al centro rispetto ai sette colli, perciò intorno a voi vedete in lontananza i sette colli e vedete il campo marzio, intravedete il campo marzio. Dopodiché il vostro sguardo si posa su quello che è il canalone di Xirpia, che è un po' l'anfiteatro naturale di quella che poi diventa la Valle Murcia. Mm-hmm. E siete convinti e sicuri che in realtà questa sorta di coro di ululati provenga da quella direzione. Okay. Okay. Come tu hai accennato, in effetti, il mondo intorno a voi sembra quasi stranamente silente, in attesa. Una cosa che tutti voi sentite, tranne tu, è proprio questa tensione per voi due, ha una consistenza quasi palpabile sulla pelle, perché, certo, perché voi siete sensibili alla vibrante ex lume, no? Mm-hmm. E ce n'è tantissima nell'aria ed è carica, okay, è come se fosse pronta ad esplodere. Quasi in risposta proprio a questa sensazione vedete, iniziate a vedere stormi di uccelli che si spostano, che se ne vanno dalle proprie dimore vegestri, notate, incominciate a notare dei fuochi che probabilmente sono stati appiccati, e colonne di fumo magari salire da quelli che possono essere dei vicus, cioè piccoli centri abitati, mm-hmm, che si trovano sparpagliati un po' per tutto, certo, il territorio. E questa è la situazione. Tu? Io in realtà quando ho sentito l'ululato stavo facendo giardinaggio, perché tra i semi di sorbo che mi ha lasciato mia madre non sono l'unica cosa che mi lega al terreno, al territorio intorno a me, e stavo cercando appunto di piantare delle nuove generazioni di piante. Però sentendo l'ululato e capendo che non è il loro ululato a cui sono ormai abituato, mi preoccupo e inizio ad andare nella direzione del tempio. Tu hai sentito l'ululato? Ho sentito l'ululato. Anche se sei un po' sorbo? Sono un po' sorbo. Scusate, mi è venuto, ho dovuto dirla. Va bene. In realtà non ero in forma di pianta, ero in forma di sorbo. hai detto sorbole. Sorbole, e vado nella direzione del tempio, okay, prendendo la lancia e lo scudo, perché sono preoccupato un po' per la città intorno a me e un po' per loro due. Visto che hai tirato in ballo la città intorno a te, tu noti che, vabbè, altri Romuli come te, voi siete 20 famiglie, Romuli, mm, ce ne sono, e come te noti che, vabbè, tu non hai compreso appieno quello che possono aver compreso loro, però sai benissimo che non è qualcosa di naturale / normale, e vedi agitazione, vedi molta agitazione. Dall'altro canto invece noti una popolazione romana che c'è chi guarda il cielo, c'è chi guarda l'orizzonte, c'è chi parla di questo avvenimento, addirittura senti gente che ne parla positivamente, dicono: avete sentito il coro dei lupi sacri a Marte che sta... Iniziamo per primi, non c'è problema. Che sta accogliendo Renuma, sì. Cioè c'è davvero un'atmosfera contrastante, okay, nell'Urbe.
E... io do ordine, mi assumo, presumo di essere una vestale di un certo livello dentro per il tempio, do ordine che le fiamme in cima alle colonne del tempio vengano accese e preparate. Tu calcola che nel tempio di Vesta il fuoco sacro è sempre acceso, sì, voglio... e deve rimanere sempre sì, 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 ma quello è all'interno. Perfetto. Io voglio che, anche che fuori. È sotto, io voglio che è sotto, ci sono delle fiamme che vediamo, dei focolari che vediamo, sì? Voglio che anche loro vedano il nostro. Perfetto. E che sappiano, bellissimo. E che sappiano che Roma, se il tentativo, siamo in un momento storico in cui non abbiamo un re e siamo senza una guida e nessuno può venire a prendersi, nessuno potrà portare un re che non è nostro. Bellissimo. E devono sapere che siamo pronti alla guerra e che le porte si spalancheranno e che usciranno tutti i lupi che ci abbiamo per farli secchi se vogliono prendersela. Fantastico. Voi a un certo punto immagino vi incontrate. Sì, anche perché stavo andando esatto. Proprio nella direzione del tempio. Perciò a voi la scena. Beh, io come prima cosa dico Lady Taura. Lasciami andare con te, Lady Taura. Fuori. Lasciami. Con la freccia di quella freccia dei Cavalieri dello Zodiaco. Lasciami andare a controllare quello che sta succedendo. Torno subito. Vai. E porta notizie. Corro. E io comincio ad andare verso dove si vedono i fuochi. Ovviamente non voglio lanciarmi in mischia, ma voglio fare attenzione e capire quanti sono e cosa sta succedendo. Perciò abbandoni le porte di Roma. Sì, esatto. Comincio ad andare. Io no, io stavo andando verso il tempio perché se le porte si aprono vuol dire che siamo veramente in una situazione drammatica. Tu arrivi proprio, vedi lei quasi statuaria davanti appunto le porte che sono ancora chiuse attualmente, ma legno il tempio è legno, sì, non abbiamo non abbiamo niente di pietra. No, per capire in che contesto già il, siamo. Il tufo era wow. Certo. Sì, sì, sì. Durante il secondo re non c'era. Siamo sostanzialmente barbari, stelco, sì. Fango e legno quando ti andava bene. Ok. E vedi lei appunto quasi statuaria che sta dando ordine ad altre vestali e ad altri cittadini romani di rimpinguare le fiamme, e poi vedi lei che invece parte verso probabilmente le porte. La fermo un attimo, le metto una mano sulla spalla mentre mi passa di fianco Elena e le dico: fa attenzione, non ho intenzione di dover vendicare anche te. Assolutamente. Tornerò subito, appena possibile. E poi vado verso Taura e le dico: quindi la situazione è veramente così drammatica? Indicando Elena che corre. L'hai sentito? Sì, ma come sai, per me... Se l'hai sentito persino tu, puoi immaginare quanto sia drammatica. Era quello che temevo. Se c'è mai stato un momento in cui Roma poteva smettere di essere Roma, è questo. Roma non smetterà mai di essere Roma, perché non glielo lasceremo fare. Vero. Ma il rischio è alle porte, come hai sentito. Li aspetteremo qui o li andremo a prendere? Loro sono disposti a dare la vita per proteggere quello che hanno. Non credo. Non hanno niente, questo è il problema. Hanno... È questa la loro debolezza. La nostra forza è che abbiamo qualcosa da proteggere. È vero, ma loro non hanno niente da perdere. Io sì. E per questo la mia vita vale più della loro. Sono contento che hai portato il tuo scudo e la tua lancia. Il loro scudo. Già. Sorrido. Quindi, da che parte pensi che arriveranno? Beh, io sono comunque un soldato, quindi sì. Cerco di farmi sì. Un'idea almeno della direzione. Anche tu hai avuto la stessa sensazione degli altri. Cioè, sembra quasi che gli ululati provenissero bene o male tutti dalla Valle Murcia. Ed è una valle abbastanza grossa e non sono vicinissimi, ma sono davvero tanti da quello che avete sentito. Tu imbocchi praticamente la porta Romulea e scendi giù per la via prima, la via che Romolo per la prima volta ha fatto quando è salito sul Colle Palatino. E scendi rapidamente, no? Probabilmente il tuo pensiero va a ciò che stai per vedere, incontrare. È quasi appunto proprio come una scena da film epico. Tu sei lì che corri,
magari salti da un masso all'altro, cerchi di evitare le zone sì. Più pericolose, vedi quasi affiancandoti, vedi un altro Romulo come te che sta correndo un attimo prima a due zampe, dopodiché senti la vibrante lume che agisce su di lui e dopodiché vedi i suoi vestiti cadere e questo lupo maestoso uscire fuori e continuare a correre ancora più veloce. Okay. Io ovviamente guardandolo gli faccio sempre un cenno di intesa per dire... Dall'altro lato, alla tua destra, senti un fracasso di rami che vanno in pezzi, senti un basso ringhio e poi qualcosa balza, una figura gigantesca, mm-hmm. balza su un ramo e poi balza su un altro ramo ancora e vedi la maestosità di un Lupus Rex che anch'esso si getta dal suo lignoto. Allora, alla fine vi perdete, sì. Tu senti l'odore dei tuoi fratelli, senti l'odore dell'adrenalina e questo odore ti porta fino al primo focolare, in okay. parte segui anche dall'alto della vegetazione del velabro che è in subbuglio, proprio la natura intorno a te, senti che anch'essa sta quasi attendendo sangue che scorra, anche gli animali più segreti, più nascosti che abitano quei luoghi oscuri, sembrano quasi testimoni di quello che sta per avvenire. E il primo vicus che incontri è il vicus Rosantus, questo piccolo centro rurale, e in effetti è alle fiamme. C'è gente? Attualmente, così colpo d'occhio, non ne vedi, senti okay. solamente il crepitare del fuoco, ad un certo punto un tetto di una capanna, perché di quello si tratta all'epoca, fondamentalmente viene divelto dalle fiamme stesse che sembrano quasi vive, e senti il crollo di questa capanna e basta. Ma non ci sono neanche corpi? No, così okay, a vista no. Vuoto. Allora, io penso che attiverei sensi animali okay. per cercare di sentire l'odore dei remus, se ce ne sono okay. comunque sia di altri esseri umani. Perfetto, allora spunta sensi animali, la prima volta le capacità e i doni okay. lupercali si utilizzano gratuitamente, dopodiché si va a spendere esperienza. Basta che lo segno qui vicino, ti fai un segno okay, sì, per far capire che l'hai utilizzato e, tranne l'obscurato che invece ha delle capacità in cui va già direttamente ad utilizzare esperienza e, perfetto. Allora, i tuoi sensi ti dicono che sì, ci sono remus e sono ovunque. Ok, ma riesco a capire anche la distanza? O questo... Quasi in risposta proprio a questo sì. tuo acquirio, i tuoi sensi. Il tuo udito nitidamente sente qualcosa che schiocca, qualcosa che si frantuma, che va okay. in pezzi. Il tuo secondo pensiero è quello che quel suono tu l'hai sentito altre volte. Mm-hmm. L'hai sentito in addestramento, l'hai sentito in battaglia, l'hai sentito in tantissime situazioni, l'hai sentito a pranzo, la mattina stessa, e suono di ossa che vanno in frantumi, okay. ok? E appunto quasi in risposta a quello che tu hai pensato, da un'altra capanna noti uscire come un'ombra pesantissima e inruenta una figura grossa, molto grossa, calcola delle dimensioni di un orso, mm-hmm. ok? Che tra le mascelle tra le mascelle un corpo di quello che probabilmente una volta doveva essere un uomo o una donna, completamente ormai divelto, e noti che ha tipo parte della pelliccia nera, ma proprio nera, una delle cose più nere che tu abbia visto, in fiamme, ma con uno scrollo, e quando si scrolla vedi proprio la vibrante ex lume che lo fa vibrare e si spegne fondamentalmente davanti a te. Tu hai un anassimene. Gli anassimeni sono delle sì. forme, tra virgolette, più rare di remus. Sì. E quella che in questo caso hai davanti è la forma nera degli anassimeni. Okay. Cioè, gli anassimeni sono remus che hanno un rapporto così primitivo con la vibrante ex lume che la vibrante ex lume li ha mutati profondamente. Okay. ok? Addirittura controllano gli elementi. In questo caso il nero rappresenta la terra. Ok? Com'è il buio, il nero profondo del sottosuolo. Ed è lì, davanti a te. Lui sembra quasi, tu sei sicura che lui sa della tua presenza, mm-hmm. ma sembra quasi non darti retta, non darti peso, come se stesse sottovalutando la situazione. Scrolla di nuovo il capo, come se stesse giocando con quello che è in bocca, e poi il tuo secondo avviso
è un alto fautore Remus. Infatti, da dietro la capanna che stava appunto in parte bruciando, da cui è uscito il Nero, vedi quattro figure, quattro Remus statuali. Sono Remus classici, esseri umani, sì, dal corpo, dal fetto, sì, completamente nudi. Okay? Ok, la prima cosa che noti e che vedi, e capita sempre quando è, sono i loro occhi. I loro occhi, okay, che brillano di una luce malinconica e triste, sono gli occhi più brillanti del mondo. E uno di loro ti fa un sorriso, proprio un sorriso, il classico ghigno di sfida. Ok, cosa mi dice il fatto che ci sia una forma del genere? Cioè, è una cosa che ci è già capitato? Può succedere di trovarne uno o è molto raro? Allora, gli Anassimeni non sono molto comuni. I neri, tra tutti gli Anassimeni, sono i più comuni, ma sono anche quelli più regali, cioè, okay, sembra quasi un dono di Malte Luperco essere un nero. Ti è già capitato una volta di vederlo, ci sta, mm-hmm, tranquillamente, o puoi deciderlo tu, non è un problema. Però sai una cosa, che in questo momento sei da sola e loro, no, sono infatti, quattro Remus più un nero. Infatti. Allora, diciamo che quello che cerco di percepire prima di andarmene è: c'è qualcosa di strano o c'è in loro, nel comportamento che hanno, nell'atteggiamento, magari anche nella strategia che stanno avendo rispetto al solito, qualcosa che mi possa far dire si sono spostati in questo territorio perché spinti da qualcos'altro o perché effettivamente ci stanno attaccando? Allora, tu pensi, allora, quello che ti viene subito alla, sì, mente è che sembrano giocare. Okay. Anche lo sguardo che lui ti ha lanciato, sì, anche questo approccio così tranquillo che stanno avendo, sembra quasi un gioco per loro. Mm-hmm. Tu pensi che se volevano assaltare Roma, assaltavano subito Roma, ok? Sì. E tra parentesi, la musica intorno a te è sempre la stessa. Tu in lontananza senti urla, ululati, sì, incominci, nostri, a sentire anche di tutto, okay, vostri, di Remus, incominci a sentire anche proprio suoni di battaglia, di furia. E anche il Nero non ti sta dando retta, sta continuando a cibarsi in parte a giocare, okay, con quello che è, rimane di quel povero straziato corpo. E voi cosa... Io comunque riparto indietro. Se vedo che comunque non mi prestano attenzione, io comunque riparto. Quando tu lo fai, sì, noti che quello che ti ha, che ha sogghignato, mm-hmm, ha detto, parla con voce molto ironica e dice: corri, corri dietro le tue mura, Romano. Vai a nasconderti, figlio del pecora. E ritorno da voi. Cioè, ovviamente nel tempo che ci metto. Io nel frattempo ho preso quelli che potevano imbracciare delle armi intorno al tempio e ho iniziato a metterli in riga, dare qualche ordine di pattugliare almeno intorno al, sì, tempio, per vedere che nessuno si avvicinasse furtivo. E sono in mezzo a loro che sto appunto andando avanti e indietro, tenendo d'occhio la strada e la zona intorno al tempio, in attesa anche di vedere se lei torna, perché dopo 30-40 minuti, se lei, sì, non è ancora tornata, io vado a cercarla. Roma è mura, è fortificata, cioè è... Roma è protetta, la Roma dell'epoca viene chiamata Roma quadrata, perché era proprio un quadrato, perfetto. Ed era fortificata attraverso questo muro di cinta, quadrato, che è stato il primo muro che ha costruito Romolo, che è il Pomerium. Ok, il solco sacro che lui ha tirato, che è anche legato appunto alla leggenda del fratricidio. E su quel solco sono state costruite le prime mura, le mura romulee. Okay. E sono quattro le porte attuali di Roma e sono agli angoli. Okay. Sono Ce n'è una orientata verso dove ci sono gli incendi? La porta che lei ha, okay, preso, la porta romulea. Io, con sprezzo della... siamo in un one shot... sono sulla porta, davanti alla porta, in forma di lupo, con la lancia in mano, che aspetto lei. Fuori dalle porte, con la porta chiusa alle spalle. Hai preso forma... Sì. Lupus Rex. Lo posso? Posso prenderlo?
Sì, sì, assolutamente. La consumo il mio uso gratuito che ho. Ok, calcola che in quella forma la... Lo so, ho letto che ho dei bonus, ma è narrativamente... Perfetto. Lo voglio usare. Okay. Tenete conto di un'altra cosa. Il mutare forma all'interno dell'urbe o in presenza di umani o romani è controproducente per un motivo. Perché la persona comune lega l'abilità di mutare forma alle creature che voi chiamate Remos, che loro conoscono come Versipellis. Questa è una cosa molto non carina. È normale. Okay. I Versipellis sono i lupi mannari, i cantopi della mitologia romana. Loro entravano nelle città, nei luoghi civili, in panni di uomo, perciò erano lupi in vesti di uomo, per cibarsi dei pargoli, eccetera. Perciò il mutare forma viene tra le leggi romulee sempre sconsigliato, tranne che ultima risorsa, però bisogna prendere la responsabilità di quello che si fa. Ok. Se sappiatelo. Ok, voglio capire qual è il contesto, però se, per me, in un momento in cui Roma sembra sotto attacco, io so che è sotto attacco, sono uscita dalla porta di Roma, l'ho chiusa alle mie spalle e sono davanti in forma di lupo che aspetto che lei torni. Allora, distribuisciti già che ci sei i punti, visto che hai cambiato forma. Allora, qua dice un romolo con leone, tre cancro, bla bla bla, poi diventerà un lupus... Io ce li ho già i punti, no? Sì, adesso, in forma lupus rex, tu fondamentalmente devi... Ma posso ridistribuire questo? Devi... lupus rex è un'arma vivente, perciò hai solamente... Toro, ariete e leone. Ok. Calcola che se hai già dei punti in raddoppiano. Toro, raddoppiano, esatto. Quindi io divento due ariete e poi posso spostare un 2, 3, 4, 5 altrove. Esatto. Giusto? Ok. Anche qui, a seconda di come li metti, tu puoi dar forma a un lupus rex piuttosto che un altro. Certo. Tra l'altro chiedevano se si possono fare le pustolinate, cioè prendere dei dadi e decidere di fare un tiro contro se stessi vedere se ce la faccio. Non è meno... A fare che cosa? Picchiarsi da soli? In generale, a fare una cosa che non voglio chiedere al master e vedo se me la faccio per i fatti miei. Cioè come funziona il tiro di dadi in sto gioco, insomma. Ok, allora, i dadi sono l'extrema ratio. Nel senso che quando si arriva ai dadi di solito la situazione è critica e in parte la riuscita di quello che vuoi fare non dipende più soltanto dalle tue capacità, ma è quasi appunto l'intervento divino, no? Funziona in questo modo, c'è sempre una classe di difficoltà, ok? Una cosa particolare di Primi Re è che gli antagonisti, PNG, tutta questa genere di cose non hanno punti ferita, iniziative dinamica. Cinematografica serve a creare una scena bella e che dia soddisfazione ai giocatori. Per quanto riguarda i dadi, se tu attraverso i tuoi punteggi non riesci a raggiungere la classe di difficoltà che il master pone per ciò che vuoi fare, proprio l'ultima risorsa sono i dadi. Perché? Perché ci sono meccaniche alternative, cioè la collaborazione, si possono unire i punti, oppure lo spendere punti pratica per ottenere più punti o più dadi da tirare. Quando tutto fallisce, fondamentalmente, allora si arriva ai dadi. Sono 6 dadi da 12 il tiro di base, ok? Che poi può essere potenziato attraverso i punti pratica. Ogni punto pratica, un dado in più. Cosa succede? In una situazione X vi serve un punto in più in canco, attraverso il tiro di dado dovrete ottenere il canco che vi manca. In questo caso ottenere il 7. Ok. Non è detto che in una situazione serva solo un simbolo. A seconda della vostra narrazione, voi potrete mettere in gioco anche più simboli contemporaneamente. A quel punto vi potranno andare bene anche più simboli nel tiro di dado. Oppure trovarvi in situazioni in cui c'è bisogno proprio di quel particolare simbolo. Ok. Dipende perfetto. Un po'. Ok. E perfetto, perciò. Tu hai distribuito i tuoi punti, ok. Nel momento in cui tu muti forma, senti la vibrante ex lume che ti circonda, il tuo corpo vibra, si scompone, i tuoi vestiti vanno in pezzi e ti ritrovi da solo con la natura che è minacciosa, ma tu sai di essere più minacciosa di essa. Me lo sono tolto il vestito perché poi devo rimetterlo. Vedi lei che arriva di corsa, ok. Vedi lei che arriva di corsa dalla strada appunto sacra a Romolo. E tu sei circondato dal subbuglio più totale, ok? Noti l'esquilino luperce che
sacerdote sacro a Luperco, che è appena entrato in Roma, accompagnato dalle ancilie, che, non dalle ancilie, dalle calie, che sono le sue guardie del corpo personali, guerriere, perché sono tutte donne formidabili. E sono l'unico uomo di tutti quelli che sta parlando con un uomo dall'aspetto molto, molto risoluto, molto severo, e stanno parlando anche in maniera molto animata. E questo è quanto. A voi la scena. Ok, io arrivo e mi inchino, nel senso metto giù un ginocchio a terra, sì. Dico: Lady Taura, ho visto cosa sta succedendo al vicino accampamento. Erano tre o quattro? Quattro Remus e un Neo. Ok, quattro Remus e una forma anissimene nera. Ed era strano come atteggiamento, perché hanno dato fuoco alle capanne, ma non sembravano in un contesto di guerra, cioè sembravano stessero più divertendosi, cioè quasi fosse banditi quasi, cioè non riesco a capire questa cosa. Lady Taura, lei ha delle risposte riguardo? Un lupo di 2,5 metri. Sì, un lupo di 2,5 metri che vedi che nel momento in cui esatto. gli dici o le dici che sembrava si stessero divertendo, se già stava vibrando del potere della luna, comincia a vibrare di rabbia pura. Probabilmente lui in questo momento riesce solo a ringhiare, sbavare sì. e a malapena a trattenersi. Ok, capisco che... Lady Taura! Perfetto. Speravo che fosse la mia parte più razionale, invece no. Tu ti ritrovi con... Parte nazionale è dentro del... Ti ritrovi terra. Con 1,5 metri di terra che ti circonda perché la sua zampa... Beh, allora in quel punto lì sguaino la daga e aspetto che fai cenno di partire. In quel momento, lo noti anche tu, tutti quanti la sentite. Sentite una voce fisica. Ma sembra quasi parlare anche nella vostra mente, è una cosa mm-hmm. stranissima. E un'altra cosa che sentite è questa sensazione che vi pervade di quiete, di calma, tant'è che a te quasi stai pensando di tornare umana. Mm-hmm. Okay. Come se la tua ira si stesse sì. placando. Sentite questa voce musicale che vi dice: non preoccupatevi, figli di Romolo, figli del Re Lupo, non dovete temere questa situazione. Tutto andrà a posto, gli dei ci proteggeranno come hanno sempre fatto. Siate saldi e tutto andrà come previsto. E notate tutti la figura di una donna vestita in maniera semplice ma che ha un'eleganza innata incredibile. Ok. Quasi, metaforica la cosa, sembra avere un'aura che la circonda. Tutti voi subito la riconoscete ed è Egeria, la ninfa Egeria, sposa di Numa Pompilio. E che anche lei è arrivata a Roma. Lei aveva lasciato l'urbe nel momento in cui Numa era. Ma è una visione? No, è fisica. È fisica? Sì, sì, sì. E si trova proprio vicino al tempio. Ok. Beh, io mi. Calcolate che Roma è davvero piccola in questo momento. Mm-hmm. È più un villaggio. Sì, certo, chiaro, chiarissimo. Ok. E mi inchino rispettoso, poi però mi rialzo subito e dico: non possiamo però lasciare che quelle cose invadano Roma, quindi qualcuno dovrà prendere in mano la situazione. Assolutamente, ed è per questo che ho portato con me il palladio. E notate che da sotto le vesti tira fuori una statuetta di antichissima fattura, lo capite, lo percepite proprio, addirittura il suo odore trasmette tutta la sua storia e la sua provenienza, che è molto lontana rispetto alle terre in cui state, e raffigura un antico guerriero di chissà quale stirpe, in legno, un legno molto scuro, molto antico, addirittura gli è cresciuto del muschio addosso, e trasmette proprio fierezza. È una statua di queste dimensioni, è uno dei 7 oggetti sacri su cui si fonda Roma. Una delle grandi imprese di Romolo è stata quella di raggruppare 7 oggetti mitici per fare in modo che Roma sorgesse su di loro e su di loro prosperasse.
Tant'è che una delle tante leggende dice che nel momento in cui i sette oggetti sacri non saranno più presenti a Roma, Roma cadrà. Ok. E uno di questi appunto è il palladio. Se il palladio viene collocato, vi spiega la ninfa Egeria, nel tempio di Giano e si spalancano le porte del tempio di Giano, a quel punto Roma non potrà temere nulla. L'unico problema... Quindi è una roba da guerriera, cioè vuol dire guerra. Assolutamente. L'unico pericolo è avere il tempo di preparare il rito e di celebrarlo. Bisogna riuscire a difendere Roma finché il rito non ha raggiunto il suo scopo. Ed è per questo che lei invita tutti quanti voi e chiama a sé, che è lì presente, stava parlando appunto con l'Esquilino Luperce, un uomo, come ho già descritto a lui, dall'aspetto molto molto severo. Mm-hmm. Alcuni di voi, magari tu soprattutto, vista la tua carriera militare, l'avranno già visto e conosciuto. È il curione di una delle tribù di Roma, che sono i Ramses, ed è uno dei curioni di questa tribù e si chiama Ostilio, appunto. Ok. Io sono finisco la scena, perché così almeno certo. Ci riuniamo. Questa voce calma l'interno ma non il mio esterno. Prendo la lancia che avevo a terra e la scaglio nella boscaglia come se fosse il giavellotto più lanciato del mondo, e nel mentre seguiamo la lancia torno in forma umana e mi riavvolgo la veste vestale e rientro dalla porta. Ok, andiamo, Elena. La seguo. E mi segno che ho perso la lancia, perché quasi in risposta a ciò che hai fatto, sentite tutti un tuono che arriva dal cielo, ma il cielo è sereno, la visuale è offuscata un po' dalla fumaglia che si leva dal tempio, si leva dalla Valle Murcia, ma il cielo è sereno, non ci sono nubi, e questo tuono si propaga per il cielo. Come lo leggiamo questo segno? È una cosa positiva? No. Acquario. Conoscenza, okay. Tutto tondo. Dai. Yes. Non può esservi utile in questo caso. Sì, l'acquario. Spiegaci come funziona questa. L'acquario è la conoscenza, rappresenta la conoscenza tutto tondo. Cioè, se avete punti in acquario, in questo caso classe difficoltà 3. Io ho 3. Okay. Tu hai 3 in acquario. 3 dritti. Perfetto. Secchi. Ok. Tu lo sai? Io ne ho 2. In acquario? In acquario. Perfetto. Io non... Aspetta, acquario. Ah, giusto. Acquario io non ne ho. Però se tu volessi farlo... Sì, arriva i dadi. Se arriva i dadi. Ok, esatto. Posso provare a fare questo tiro, sì. Allora. Calcolate che l'importante in primi è raggiungere la classe di difficoltà. Okay, poi il margine di riuscita vi può dare, non è un obbligo, ma vi può dare spunto a livello narrativo per dire quanto bene è riuscito ciò che volete fare. Certo. E puoi provare. 6 dadi da 12 e il tiro di base. 6 dadi da 12. Anche tu. Beh, sei anch'io buono. Perché esatto. Arrivo solo a 2, quindi. Nel tuo caso dovrai ottenere 3 11. Ah, ok, perché devo 11 guardare è il valore... numero dell'acquario. Esatto. Va bene. Infatti prima dicevano, ma i dadi custom costano tantissimo. Infatti quella GIF di però di c'è il numero, non ti serve. No, sarebbe molto bello, in realtà ci abbiamo provato più volte, ma sono due problemi fondamentali. Niente. È difficilissimo, molto raro che questo. Ma infatti a livello statistico i dadi di primi re sono punitivi, tanto punitivi. Okay. Perché non devi usarli? Perché è un'ultima risorsa estrema. Domanda, quindi questo qua cos'è che è? Questo è il capricorno. Quindi il capricorno dovresti fare 12? Esatto. Sì. Okay. Ogni simbolo è legato a un numero. Ah, e cos'è il capricorno? Il capricorno rappresenta il rapporto che si hanno con le divinità della notte. Ah, ok, quindi è una cosa oscura. Che vabbè, non è che tutti sanno, certo. No, però anche se fosse uno tu dovresti fare 3-1, per dire, o 2-1, esatto, cioè tutti hanno la stessa probabilità, no? Esatto. Sì, no, cambia il discorso se potevano essere più simboli utili, nel senso che se lei aveva bisogno di acquario e vergine andava bene sia il 10 che l'11. Certo. Ok. Cosa succede? Beh, tu quindi non ne hai, tu sei presa dai tuoi pensieri, dalle tue cose.
voi due, tu per primo perché... Io ho scagliato questo giavellotto e ho urlato quello e che... nel mentre c'era un tuono. Quello che lei ti ha appena detto, cioè che ha notato un Anassimene, il tempo è chiaro, cioè è limpido e sereno. Tuoni così, allora, o è stato il volere di Giove, okay. Oppure ti viene quasi proprio in risposta alla situazione che state vivendo, potrebbe essere un'altra forma Anassimene. Perché ogni forma Anassimene rappresenta un elemento, ok? E a te che viene colore in mente sarebbe? Quello dell'aria, e ti viene in mente solo un nome, il Brezza, okay. Cioè i coloro che cavalcano il tuono, vengono chiamati anche i tuoni di Giove. Ok. So che colore sarebbe la sua forma? Non ha un colore. Non ha un colore, ok. No, no. Il nero viene chiamato così perché il suo manto è nero, okay. come okay. La pece, come la notte. E un ulteriore minaccio, un ulteriore... certo, ce ne sono già due elementali. E cosa succede? Succede che alla fine, immagino vi ritroviate... Rientriamo dalla porta, sì. Sì. Avete intorno a voi dei milites che fanno parte del seguito di questo curione ostilio. Lui, la ninfa, c'è l'esculino Lupercio presente e ci siete voi fondamentalmente. Stiamo andando in guerra? Beh, quel tuono può significare solo poche cose. Non credo che... Certo, che Giove ci assiste. E poi, no, non stiamo andando in guerra. La guerra ha avuto la stoltaggine di venire da noi. E ne pagherà le conseguenze. Noi siamo figli del dio della guerra. Questo è ostilio che parlo. Ok. Mi sembra troppo accomodante, questo ostilio. È discendenza latina, è più in alto di me. No. non è un uomo di grandi dimensioni. No, a livello gerarchico. Sì, è un curione, sì, è assolutamente. Io ancora sto cercando di contenermi con il dovuto rispetto. Ostilio, non era Giove il tuono. Erano i nostri nemici. Quindi forse dobbiamo prepararci meglio di quello che pensiamo. Bah, staremo a vedere. Non è un tuono un po' di pioggia che io temo. Lui non è... Non è un Romulo, no, assolutamente. Quindi non posso dirgli... C'è una creatura, esatto. Elementale, ok. Non avrebbe nessun senso. Okay. Per lui sono favole, leggende... Ha visto cose strane nella sua vita. Ma... Beh, mio signore, lasci allora che ci occupiamo di questi nemici. Ma infatti verrete con me. Dobbiamo andare a recuperare le sacre reliquie di Marte, le ancilie, gli scudi sacri che sono custoditi nel tempio, nel campo Marzio. Fuori da Roma, questo? Assolutamente. Ok. Sì, no, fuori dal personaggio, lo stavo chiedendo, sì, se erano fuori da Roma. Sì, il Tempio di Marte si trova nel campo Marzio all'incirca, okay. a passo sostenuto una mezz'oretta di cammino. Ok. La mia intenzione, se la ninfa e voi, uomini di fede... Donne, uomini di fede, perché c'è anche l'esquilino Lupercio. Preferisco. Siete d'accordo, è quello di posizionare le ancilie davanti la porta Romulea, che probabilmente è quella che verrà assaltata, visto la direzione da cui provengono questi misteriosi nemici. Io seguirò Taura ovunque. E noi andremo a recuperare gli scudi. Perfetto. Le migliori guerriere davanti a proteggere la migliore città, e noi a recuperare le reliquie. Com'è giusto? Com'è giusto? Avrete bisogno di uno scudo. Oh, era chiaro che tu saresti venuto. Volevo metterlo in chiaro. Sì. Oh no. Sei sempre benvenuto, ovviamente. Oh no, non è solo il benvenuto, è necessario. Deve stare davanti. Voi sapete che questi scudi, in realtà l'anciglia vera è una sola. Le altre sono tutte copie. Sono state create 12 copie, ok? Proprio per proteggere, in modo che se qualcuno voleva trafugare, avrebbe avuto difficoltà. Ok. È stata una pensata di Numa, questa. Ok. Beh, a questo punto... Quanti siamo? Cioè, è un piccolo appello. Allora, qui entra in gioco la meccanica dei PNG di supporto. Ora, uno di voi, sì? Scegliete chi,
quello magari più consono. Si segna, a parte che ce l'ho io segnate qua, se volete facciamo anche prima. Comunque, cosa succede? PNG di supporto in Primera. In Primera funzionano in questo modo. Ci sono PNG d'ambientazione, che danno colore in un certo senso mm-hmm. al gioco, e poi ci sono PNG di supporto, cioè PNG molto molto utili. Il PNG in Primera funziona che viene utilizzato dai giocatori. Io ne rappresento solamente, faccio solo le veci di botta e risposta, almeno che non abbia una valenza a livello strutturale dell'avventura creata dal master, se no di base lo utilizzano i giocatori. I PNG vi danno di supporto, vi danno dei punti mm-hmm. Appunto di supporto che voi potete utilizzare nel momento del bisogno. La cosa particolare però è che una volta che voi utilizzate i punteggi che vi danno, quei punti utilizzati poi non sono lì in eterno, vengono utilizzati e finisce lì. Quando il PNG di supporto non può più donare punti, mm-hmm. a quel punto dovrete narrativamente dargli una fine, ma non una fine che deve per forza morire, ma creare una scena per cui non può più essere utile. Ok. 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 In questo caso i PNG di supporto sono il Curione Ostilio mm-hmm. Più abbiamo cinque milites che vi danno Leone, Ariete e Sagittario. Uno per uno? No, sono qui segnati. Okay. Vi danno 10 punti in Leone, 5 in Ariete e 5 in Sagittario totali. Wow. Il Curione invece vi dà 3 punti in Leone e 2 in Cancro, solo lui. Ok. E poi basta. Beh, andiamoli a morire. No, subito. Perciò, nel momento in cui avete bisogno, non so, di 1, 2, 3 punti in Leone, potete attingere da questa sorta di scopo. E va a consumo questa cosa? Va a consumo. Ok, okay. Perfetto. Okay. Bene, allora siamo fuori. Anche qui non sarò io che tira in ballo il PNG mm-hmm. di supporto. No, sarete voi. Certo, dobbiamo fare noi. No, cioè, chiaro. Tu sei esatto. La loro voce, ma esatto. noi lo giochiamo. E perfetto. Beh, a questo punto io mi assicuro che loro. Non sia il tuo. Mi assicuro che loro siano in mezzo, in particolare la Vestale, che non sia proprio esposta alle lance o agli attacchi di chiunque. Dato che siamo in 7 soldati, direi 4 davanti, 2 di fianco e 1 dietro, giusto che non ci vadano alle spalle, ma è difficile che arrivino da dietro, in più c'è anche lei. Lei dietro, lei dietro con 2 daghe in mano comunque. Devo andare. E avanziamo verso il campo marzio. Prendete la Porta Mugonia, uscite dalla Porta Mugonia, da cui di solito esce il bestiame, ok? E vi incamminate a passo molto lesto lungo la via sacra che serpeggia per una parte intorno quasi alle pendici del Colle Palatino, per poi incanalarsi tra il Capitolino, se non sbaglio, non una mappetta, no. Dei sette ma tranquillo, colli, non c'è bisogno di fixare la mappa. Dei sette colli, no. Cioè, non so quanti ascoltatori hanno una conoscenza così approfondita. Neanche i romani. Fatto sta che vi infilate fra il Quirinale e il Capitolino e vi inoltrate fondamentalmente nel campo marzio. Ora vi chiedo, perché immagino dobbiate farlo in fretta, punti utili per tornare per arrivare il prima possibile al Tempio di Marte e tornare a Roma il più velocemente possibile, sono Ariete e essere resistenti, stoici. Sia mentalmente che fisicamente, perciò mantenere un passo stabile e marciare veloci, e il toro, la forza, proprio la forza fisica, ok? E in questo scusatemi, può esservi anche utile il Sagittario, che è la confidenza con la natura, perciò voi vi state comunque muovendo in un territorio non urbano, perciò se avete punti in Sagittario, toro o Ariete, vanno bene tutti. Okay. Tu io sì, sei sono abbastanza a posto, ok. Classe difficoltà non è alta, è 2, okay. Perché è un territorio che conoscete, che avete già fatto diverse volte, perciò lo conoscete. Tu immagino che... Io non ho assolutamente niente, perché sono un uomo di concetto in realtà. Ha lo scudo, la laccia, ma in realtà non sai bene usarle. Lo scudo pesa. Oh, cazzo.
E no, sono un ottimo stratega, ma in quanto a resistenza e a forza, no. La lancia la punti in giro, vai lì, lì, lì. No, la lancia la so usare. Okay. Una volta poi mi stanco. Ah, okay. Il punto è quello. E tu immagino che... Io ho uno in ariete. Ok. Poi però... utilizzare i dadi per mantenere il passo e riuscire a stare dietro a tutti. Domanda, i punti supporto li posso usare dopo aver tirato i dadi per vedere, no, se bisogna andata scegliere, bene? Immaginavo. Bisogna scegliere prima. Ma io consumiamo il drappello. Infatti. Cioè, io consumo uno del drappello e dell'ariete e andiamo, vado due e siamo giusti. Okay, in modo che, cioè, in realtà è l'unità che si muove. Esatto. Tu però ne hai bisogno di altri due, quindi sì, ne consumiamo tre in tutto. Consumiamo tre ariete. Ok, e come avviene questo? Cosa fanno loro? È marcia forzata, cioè la questione è che loro sono soldati che marciano e quindi tengono il passo, e magari anche noi non saremmo abituati ad andare a quel passo lì, però sono talmente rigorosi e fanno la marcia da militare. Non solo, sono davanti, quindi aprono praticamente la strada, qualunque ostacolo potremmo trovare sulla strada ce lo appiattiscono un pochino. Notate che ogni tot tempo il curione ostilio, che è quasi la punta della lancia, sbatte la lancia al suolo e dice: cosa siamo noi? E tutti, Ramses, dicono. Ok. Dicono anche: fateci largo che passiamo noi. Esatto. Mentre siete quasi arrivati, lo vedete in lontananza, in basso, state scendendo appunto nel campo marzio, vedete il lago della Capra e questa specie di stagno, di palude, di acquitrino, e notate appunto lì ai margini questo piccolo, perché in realtà non è molto grosso, tempio antichissimo di Marte, e sentite di nuovo il tuono. A che distanza è? Si molto più vicino. Ah, ok. Ma tipo, cioè, si riesco a definire la distanza, no? Rispetto a prima, molto più vicino. Ah, okay. Tant'è che quasi vi prendo un colpo, perché... C'è solo il tuono, non c'è anche il fulmine. Esatto. Quindi è difficile, contare quanto c'è. E adesso che siete a vista, notate anche che ci sono dei milites che stanno combattendo proprio alle porte del tempio. Ok. Noti un grosso uomo a petto nudo, con degli abiti stracciati che dipendono dal ventre, pantaloni, sì, veramente fatti di pelle legate con dei lacci, e che ha in mano una grossa scure, e sta tentando di prendere a colpi di scure questo milites, che si sta difendendo col suo scudo, ma l'uomo sembra completamente dissennato, cioè quasi ti dà, sì, l'impressione che, okay, stia cantando mentre schianta la scure contro lo, okay, scudo del Miltes, che è così incalzato che non riesce a fare altro, okay, che pararsi dietro al suo scudo. Io urlo: fermati! E col mio potere di soggiogare cerco di farlo, okay, fermare. Okay. Tiro 3 di 12 e vediamo che segni escono e se riesco a averne uno che ha senso. Wow. È un dono che piace molto soggiogare. Allora, 2-4 che sono cancro, e però un 2 che è ariete, che è forza di volontà. E il cancro non è 4. No, cos'è? No, gemelli. 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 Gemelli invece è 7, sì, cancro, che è l'altro, esatto, che era uscito, no? Esatto, il 2. No, 2. No, il 2 è ariete. Gemelli, che il gemelli è l'essere intuitivi. Sì. Okay. L'essere, il vedere sempre. Adesso ti. Okay. Però credo che ariete sia perfetto in questo caso. E anche gemelli, in realtà, perché gemelli è un segno anche molto sociale. Cioè, se tu vuoi ingannare qualcuno, vuoi. Mm-mm. No, no, io voglio far prevalere la mia forza di volontà su questo. Ok, perfetto. E voglio fare in modo che interrompa quello che fa, perché riconosce, se non altro per un momento, un'autorità superiore alla sua. Ok. E imporre la mia luna sopra la sua. Ok. Io sono di stirpe regale. Chi cazzo sei tu? Perfetto. Lui, noti che quasi in risposta alla tua
Allora, innanzitutto la prova è superata. Mm-hmm. Perciò, cosa accade? Raccontamelo tu. Perché una delle peculiarità dei primi re è questa. Cioè, sì, nel momento in cui superi una prova, la narrazione passa, okay, a chi... Lui non ha abilità particolari. No, certo. Lui stava facendo un'azione e... No, ma non ha neanche abilità particolari che possano contrastare il controllo mentale. Ci sono, certo, alcune antagonisti che l'hanno. In questo caso non è fra quelli. Perciò accade. Quello che succede è... Cioè, la scena è... Vediamo, stiamo salendo sul colle. È un, su un colle? Scendendo. Stiamo scendendo, sì, perfetto, sì, ancora meglio. Stiamo scendendo e c'è questo uomo gigante che sta per abbattere la scure su un... Come si chiamano loro? È un milites. Un milites. E io urlo, fermati, e sia lui sia il nostro plotone si ferma. E io passo attraverso di lui, cioè il nostro plotone si apre e io cammino lentamente verso quest'uomo e non so cosa sta succedendo intorno, se ci sono altre battaglie. Le altre battaglie possono continuare, ok, ma mi avvicino fino a che lui non si gira verso di me, lo guardo negli occhi e gli faccio mollare la scure che aveva in mano. Ok. E visto che sei in un momento di pausa, quando, sì, ti avvicini a lui, innanzitutto noti che è un uomo di grosse dimensioni. Il suo corpo è una mappa, fondamentalmente, di cicatrici. Okay. Ma una cosa incontenibile. Cioè, lui è un Remus, chiaramente. Eh? Lui è un... Non ti sembra, no, un Remus, no. Ok. Però, davvero, il suo corpo è così segnato, così profondamente infranto, che tu ti chiedi, uno, come ha fatto a sopravvivere a tutte quelle cicatrici, certo, ma neanche il guerriero più navigato che tu abbia mai visto ne aveva tante. E infatti è completamente sfigurato in un certo senso. Okay. Inoltre è completamente rapato a zero. Il suo cranio sembra che ci sia qualcosa che non vada, cioè sembra più grosso del dovuto, ma proprio come se la calotta ossea fosse più spessa. E poi quando lo guardi negli occhi ti rendi conto che i suoi occhi, la parte bianca dell'occhio, è completamente rosso, okay, sangue proprio, ok? Respira affannosamente, ti rendi conto che lui ti sta ascoltando, tu hai il potere su di lui, ma è una cosa veramente, un equilibrio instabile, perché è proprio, è come una bomba d'orologeria. E poi lascio a te proseguire la narrazione. Per fare una cosa che finirà male, ma... Si chiama Fumble. E... Faccio una cosa... Fammi una prova su Acquario, anche tu se vuoi. Lui è preso. Quando lui si ferma e si gira, vedo questa cosa che mi... In un qualche modo mi infrange dentro. Forse lei può aiutarmi. E lo abbraccio. Lo faccio abbassare e lui mi sta, cioè chiaramente mi sta seguendo, e lo abbraccio e gli dico: anche tu sei figlio di Roma, torna dalle tue genti e combatti con i tuoi fratelli, non a quest'uomo, contro di loro, a quest'uomo gigante che mi fa pena, e c'è, sono profondamente ferita dal vedere una persona che ha perso così tanto la sua civiltà. Ok. E adesso lui mi ammazza. No, tu lo abbracci e proprio in quel momento, visto che prima hai fatto una domanda, come ho detto anche nell'introduzione, ciò che uno vuole deve avere un peso, e per me Master deve essere uno spunto, certo, di completezza. Perciò nel momento in cui tu ti avvicini così tanto ad abbracciarlo, perciò entri in contatto con lui, senti quasi in maniera inconfondibile, in effetti un'impronta Remus in lui c'è. È l'unica cosa che, vabbè, loro non sono riusciti a... Però la cosa, tu hai 3 di acquario. Io di base. Ho 3 di acquario di base, sì. Ok. Sulle conoscenze. La classe difficoltà in questo caso, tu gli sei proprio vicino, contatto, cioè scende. Ti rendi conto che probabilmente lui è un ibelvico. Ok. Cioè, un essere umano che è riuscito a sopravvivere alla Versipellis, cioè il morbo che i Remus attaccano agli uomini.
E chi riesce a sopravvivere muta, diventa qualcos'altro. Certo. Non è detto che diventa sempre quello. Mm-hmm. Probabilmente questa è una delle forme belliche. Ok. Lui davvero respira affannosamente. Sì. E cerco di calmarlo, però... Ma lui è calmo. È calmo, è calmo, però ti guarda negli occhi, cerca il tuo sguardo, no? Mm-hmm. È calmo, ma senti la rabbia che c'è dentro di lui. Decidi tu che fine fa. Io comunque mi avvicino. Decido io che fine fa? Ci penso un secondo. Okay. Lasciamo andare avanti la scena. Mentre che accade ciò, sì, voi vi rendete conto che sentite rumori di battaglia intorno a voi e dalle porte del tempio notate uscire di corsa un uomo poco vestito anche in maniera definita stravagante, e con diversi anelli pieni di piume di picchio e sull'avambraccio, sul collo, ok? E anche un pezzo di stoffa che gli cinge la testa, ed è un sacerdote sacro a Malte, sono i sali danzatori, proprio il sacerdote di Malte, che con una lancia sta combattendo contro qualcosa. Un attimo dopo, dall'oscurità dell'ingresso del tempio, balza, quasi scavalcandolo fondamentalmente, una figura che conoscete fin troppo bene, ed è quella di un Remos, ok? Beh, a quel punto lancio un ordine secco ai 5 milites che ci stanno accompagnando di caricare quella cosa, ma con le lance, per tenersi lontani e non avvicinarsi troppo, perché è molto pericoloso. E sfrutto il fatto che loro attirino l'attenzione del remo aggirarlo sostanzialmente, mm-hmm, arrivare più dal fianco rispetto a dove arrivano loro e mettere in salvo il sacerdote, okay, prima di tutto, okay, poi mi occuperò della bestia. Hai tirato in campo l'equipaggiamento. Primi re, l'equipaggiamento non vi dà un danno o qualcosa. Se è tirato in ballo a livello logico, sensato e motivato, ha un peso. Perciò già tu hai tirato in ballo le lance dei tuoi soldati utilizzate per stare a distanza perché è pericoloso, perciò un punto te lo dà già l'equipaggiamento. In più hai tirato in ballo una tattica, una strategia, il canco, e già due punti. La classe di difficoltà in questo caso del Remos è 3, il Remos attualmente è da solo, e poi il combattimento, perciò il leone. Allora, io di mio ho 3 in cancro, 1 in leone, se uso l'equipaggiamento ho altri 2 punti in leone, quindi lo asfalto praticamente. Ok. Gli spiccio a casa, come si dice. In realtà tu perciò non stai utilizzando i punti di supporto dei piedi. No, mi servivano solo come per distrazione. Distrazione. Perfetto. Classe superata, cosa accade? Allora, la cosa che succede è che i milites si muovono in avanti tenendo appunto le lance il più avanti possibile, cercando di trattenerlo, perché comunque... per quanto ferino possa essere, non è un suicida, non come l'altro che si stava lanciando come un pazzo. E quindi l'idea di essere trafitto dalle lance lo tiene un attimo a bada, il tempo che mi basta a prendere il sacerdote, portarlo da parte vicino al curione, per farci dire dove stanno gli scudi che dobbiamo recuperare. Perdonami, l'hai ucciso? No, lo stanno solo tenendo a distanza, okay, per non mettersi in pericolo. Ok. Avevi l'occasione, potevi farlo fuori. No, è più bello così. No, anche perché mi serviva a sapere se gli entrava in conflitto, perché hanno delle meccaniche particolari. Perché Remo lo voglio uccidere io, loro hanno ucciso i miei genitori. I'm Batman. E allora, il sabio vi ringrazia, vi dice che sono arrivati da poco i Valsi Pellis e hanno attaccato il tempio. Siete arrivati proprio sul momento. Però quando vi racconta la cosa, notate che ha un'espressione quasi divertita, perché i sali sono guerrieri prima ancora di essere sacerdoti. Sono quelli di Marte, voglio ben perciò vedere. Ma io sono contento che lui voglia combattere. Prima ci dice dove sono gli scudi e poi all'interno del tempio. Un po' più preciso, no, è piccolissimo. È piccolo, sì, va bene. Io risolvo un attimo la mia scena e poi andiamo avanti. Io voglio... mi strappo un pezzo di vesti,
gli bendo gli occhi, questi occhi ferali che aveva, e vorrei... Io o almeno dicono che ho dei poteri di curativi, mm-hmm, e che posso calmare le persone, sì, posso calmare le genti. Okay. Vorrei provare a farlo... Io non so se guarirlo, però... Dalla Velsipellis non si guarisce, quello sei sicuro, lui non tornerà mai... No, non tornerà mai una persona normale, mm, esatto, però vorrei che smettesse di combattere contro di noi e forse tornasse a far parte, cioè tornasse del... è impossibile. Tu puoi, visto il tuo potere di soggiogare, mm, dirgli di andare per la sua strada e magari salvargli la vita oggi, okay, e domani chissà. Però non riuscirai mai a tenerlo a freno. È sempre una mina innescata in questo momento. Così. Quando il tuo influsso cade, lui sarà pronto. Ok, allora faccio quello che devo fare. Prendo un pugnale, gli bendo gli occhi. No, non è vero. Lo lascio andare. Lo mando, lo giro da una parte e gli dico di... correre finché non finirà il respiro. Ok. E poi c'è un gradino, si inciampa. Perché è bendato. Okay. Tiro fuori il coltello. Lo sbendi. E dopodiché... No, dopodiché ripenso al fatto che io rappresento la civiltà, non rappresento la violenza, e lo mando a... lo faccio correre finché non... Ottimo. Finché non smette di... Poi a fine avventura vi dico la tua scena. Comunque carino. Ok. Beh, una volta messo in sicurezza il sacerdote che ci dice dove sono gli scudi, gli do una pacca sulla spalla e gli dico: beh, allora abbiamo un lavoro da fare. E lascio che lui vada avanti, perché uso sempre la strategia per usare qualcun altro come esca. Lui vi porta all'interno del tempio, e questo tempio circolare lo vedete in copertina della Marcia Rossa, che è il quick start con una, esatto, mia avventura dentro, giusto? Esatto. Che non è questa avventura. No, non è questa. Quindi se prendete il quick start non state spoilerando niente. No, sto cercando di portare sempre in live avventure nuove, in modo, mm, appunto da non dare alle persone a casa cose già viste. E no, la Marcia Rossa è un'avventura a parte. Comunque, appunto, il tempio è di forma circolare, molto molto antico, ed è piccolissimo. All'interno notate una primordiale statua di quest'uomo molto molto poderoso, che è seduto con fare pensieroso, ok? Dei rami sono entrati da parte del tetto del tempio e hanno tipo rampicante in parte invaso, quasi volendolo vestire, questa statua. Bellissimo. E intorno alla statua ci sono piccole fiaccole che non illuminano molto, ma giusto quello che basta per far vedere le forme ad otto delle anciglie, che sono fatte così fondamentalmente. Mm-hmm. Okay. Okay. E sono tutte poste, incastrate perfettamente in circolo attorno alla statua. E dentro notate che ci sono altri sali, quanti sono i sali? Milites, 5, il curione ancilie, i sali sono, non li ho segnati i sali, quanti sono? Sono 12, perché ce n'è uno per scudo, sono 12 le ancilie, 12 sono i sali. Ok, e anche questi come PNG o sono di... Sono PNG anche questi in realtà, sì esatto, sono 12 PNG di supporto in, okay, più. E esatto. Okay. Adesso che abbiamo una piccola armata, possiamo sì. Ho la sensazione che adesso loro arriveranno e diranno: ma noi abbiamo un Hulk. Esatto. Però mo vediamo, fondamentalmente. Ma noi abbiamo Batman. Sì, no, sono 12. Notate che sono proprio quasi a livello di geometria, ce n'è uno per ogni scudo, mm-hmm, e stanno a voce molto bassa pregando, okay, e danzando. Domanda, si perché sente... è una cosa caratteristica del si sale. Sente in lontananza ancora il tuono? E... bellissima domanda. Okay. Attualmente tutto è... Tutto tace. Attualmente tutto tace. Bellissimo. È proprio quello che vuoi sentirti dire in, esatto, questi casi. Perciò... il tuono è lontanissimo! Noti che il curione... Anzi, non lo gestisco io, lo gestite voi il curione. Che cosa accade all'interno del... Del tempio? Del tempio.
Beh, secondo me comincia. Cioè, tu sei dentro? Io sono dentro insieme al Sale e a Ostilio a questo punto. E... 12, uno scudo per ciascuno e andare. Sì. ma più che altro Ostilio si trova all'interno del tempio, dato che è abbastanza sicuro del volere degli dei. Secondo me questo lo vede proprio come momento catartico per la sua ascesa al potere e si gasa in qualche modo. Cioè sa di stare facendo la cosa giusta. Okay. E lo si vede proprio nei suoi occhi e senza bisogno di dire parole vedi il... non è un ghigno, è proprio un'aria soddisfatta di chi sa di stare facendo quello che è giusto per lui e il suo popolo. E prende lui uno scudo perché si sente in diritto e forse anche in dovere di farlo ed esce con lo scudo per primo perché ormai ha preso questa... I Sali come reagiscono a questa sua quasi prevaricazione di potere in un certo senso? Secondo me lo accolgono perché anche loro sentono la sua sicurezza, la percepiscono anche loro. E dato che comunque siamo arrivati aiutandoli e sconfiggendo questi avversari, queste creature, questi nemici che assaltavano il tempio, anche i Sali stessi lo riconoscono non come uno di loro, ma come qualcuno che comunque sta portando il volere di Marte in questo momento. Ok. Ci sta, a me sembra un po' un arrogante, però. Assolutamente. No, ma ci quadra con quello che... Beh, il tuo personaggio probabilmente lo giudica sì, così. Lo giudica insomma. Così, sì, anche perché io sono praticamente feccia per... come lo... No, lo so, grazie. E perfetto, comunque questo è un Neo, se volevate fare un video. Ah, è un Protoss di StarCraft, è un vedere Proton, lontananza. È proprio nero. È proprio nero, esatto. In realtà sì, non c'è niente, è un foglio nero con un punto bianco in mezzo. E a voi la scena in realtà. Beh, io... usciti con gli scudi, mi giro verso l'avversario e dico cosa ne facciamo adesso degli scudi? Li riportiamo a Roma. Sì. Bene, adesso allora formazione inversa rispetto a quando siamo arrivati. Voi dietro, perché potrebbero attaccarci alle spalle. Io in mezzo portiamo gli scudi, in modo che siano il più concentrati possibile. Ostilio, sappiamo che tu tanto... sei in grado di fare quello che è necessario, guida questo gruppo, noi ci occuperemo della tua sicurezza e della sicurezza degli scudi. Ok. E quindi andiamo guidati dalla sicurezza di Tullio Ostilio dritti verso Roma. Prendete la strada del ritorno, fondamentalmente. Tutto sembra andare come la ninfa Egeri aveva predetto. Quando ad un certo punto, presi dai vostri pensieri, presi da ciò che sta probabilmente per accadere, la cosa che vi distrae è un rumore quasi all'inizio quasi non percepito di un battito di mani. Qualcuno sta battendo le mani, applaudendo. Sì. Ah, non uno slow clap. No. Così in realtà, così. Ah, okay. Quindi schernendo davanti reazioni. A noi e da dietro. Da davanti a voi. I vostri occhi vedono quest'uomo, anche lui con una corporatura statuaria perfetta, completamente nudo. I suoi occhi brillano di una luce fredda e... Da Remus. Ottimo. I glaucopidi. E appunto sta applaudendo, vi sta battendo le mani. Guardali qua. I figli del Re Pecora che come tali si apprestano a difendere le proprie fattorie. Ma è lo stesso quello che mi ha parlato? No. Ah, un altro? No. Sembra che abbiano studiato lo stesso copione. Sì, perché voi siete stati definiti, cioè Remo quando ha scavalcato il Pomerium e Romolo lo ha ammonito dicendogli che adesso avrebbe dovuto ucciderlo per quello che ha fatto. Remo è rimasto esterrefatto da queste parole, no? E lui ha battezzato Romolo come Re Pecora. Ah, ok. Re delle pecore. Sì, sì. Perché in realtà tra i due fratelli, il più micidiale, la vera furia, il vero
incubo per tutti era Remo. Romolo è sempre stato un passo indietro, è sempre stato più civile, più propenso agli dèi, alla, alla diplomazia. Tutti temevano Remo prima di Romolo, no? E, sì. Ed è un appellativo che Remo utilizzano spesso con voi, figli appunto del re pecora. Mentre che lui fa ciò, dalla boscaglia, dalla vegetazione, sentite un rumore, un remo sbalza su un albero, aggrappandosi al ramo, e ulula, un ululato proprio pieno di giubilo, no? E notate che poi si lecca le labbra, e la vibrante ex lume, quasi in maniera controllata, perché i Remos, per esempio, la vibrante ex lume mutano a seconda del proprio stato d'animo. Tant'è che noti che la sua lingua esce, ma esce troppo lunga per essere una lingua umana. E il ghigno che fa è pieno di fauci pronte a dilaniare le carni. E anche l'uomo che sta battendo le mani, le sue mani, mentre vengono sbattute fra di loro, mutano divenendo degli artigli veri e propri, no? E notate una sorta di accerchiamento. Ok. Beh, io mi faccio avanti alzando lo scudo, tenendo la lancia non pronta, perché non voglio necessariamente attaccarli con la lancia, anzi, trovandomi di fronte a dei Remos, sono pronto a lasciar cadere la lancia e piuttosto entrare in corpo a corpo, perché con loro è inutile proseguire con delle armi, capiscono solo la violenza del corpo, e io so di essere in grado di rubare il loro stesso potere per rivoltarglielo contro. In che senso? Ira della luna funziona solo con i Romuli. Ah, con i Romuli, non con i... niente. Puoi diventare fiamma comunque. Posso diventare fiamma e morire e non vorrei farlo. Beh no, puoi vivere come fiamma sul pelo di un... di un Remus. Però a questo punto, piuttosto che usare la lancia, continuo a preferire l'idea di arrivare più vicino, perché è vero che stando lontano potrei essere più al sicuro, ma una lancia è facile da spezzare, una daga è meno facile da spezzare. Sono più sicuro della mia presa salda, okay, che della robustezza del legno della lancia. Ok. Quindi estraggo la daga e mi metto davanti a tutti, non so. In risposta a questo tuo gesto, notate tutti che il dito di questo Remos vibra, si allunga, diventa quasi appunto acuminato, si passa il dito sul petto, scorre del sangue e fa così, fa questo gesto. E mi fa: vieni a prenderlo, coraggioso. Cosa fai tu? Beh, io studio la situazione in realtà, perché sono più bravo a capire dove sono i punti deboli della formazione nemica che effettivamente allora, attaccare un remo. Quanto... La situazione è questa. Voi sì, fondamentalmente siete, non dico completamente, ma siete in certo senso accerchiati da Remus, che sono ovunque. Anche se non li vedete, li percepite, sentite proprio i loro occhi addosso a voi. Voi avete l'impressione che siano una decina. Cioè classe difficoltà 30. Okay. Va bene. Questa è la situazione. Sì. Io di partenza voglio provare a usare la volontà del primo re. Sì. Ovvero, i miei occhi brilleranno di una luce ispiratrice per gli umani e la tua voce sarà di ispirazione e conforto per chi ti ascolta. Ottieni un punto attitudine in bilancia, acquario o vergine per ogni epopea? Sì, l'evoluzione del personaggio. Okay. In questo caso siete nella primavera, perciò... Ok. Poi, un PNG di supporto potrà sacrificare la sua vita, ispirato dalle geste Romulei, raddoppiando i suoi punteggi attitudine per la scena. Il giocatore dovrà narrare la morte. Esatto. Utilizzabile una volta sola, giustamente. Stai per ammazzare. Perfetto! Ostizio col suo scudo, adesso va a farsi ammazzare. Poi la tua volontà crea disagio nei Remos. Uccido Stiglio, cambia la. Cioè, uccidiamo il prossimo re di Roma. Siamo in Ucronia. Ucronia. What if il prossimo re? Io sono lo re! What if il prossimo re di Roma fosse una regina? Che ne sai tu? E quindi io con le mie due daghe le sguaino, faccio tipo lo slow clap con le daghe. Esatto.
esatto. 1, 2, 3, 4. Dico, noi siamo baciati dagli dèi, siamo qui per compiere l'estremo sacrificio. Abbiamo con noi il nostro rappresentante che è baciato direttamente da Marte, e indico Ostilio che prossimo re di Roma. Prossimo re di Roma. Per 10 minuti. Beh, lei non lo sa. Esatto, il prossimo re di Roma. Lui ci proteggerà, ci porterà avanti nella vittoria. Voi Remus morirete. Perfetto. A chi raddoppi le attitudini e condanni a morte? Ostilio. Ok. Perché mi sembra la persona più adatta in questa cosa. Che si sente beato dalla luce divina di Marte e del contesto. E che... ovviamente getta lo scudo che sta portando, perché vabbè, non è adatto per la battaglia, non è quello che serve, e sguaina. Sarebbe stato figo però con lo scudo di Marte. Cavoli, però anche sì, si porta dietro lo scudo di Marte. Ma piuttosto lo prende, dato che l'ancilla ha le due anse, lo prende e lo usa come arma. Bello, esatto, bellissimo. Di violenza dietro e... parte in carica verso quello che ha parlato all'inizio. Perfetto. Adesso, nel momento in cui accade questo, praticamente da ogni ampiato sbucano Remus, certo, che vi arrivano addosso. Lì la battaglia ovviamente inizia. Esatto, quello, scaturisce. Quello sì. Perciò, lui fa questo. Segnati che il suo punteggio, che è, abbiamo detto... Era 3-3. 3 di leone e 2 di Canco. Sì, leone. Diventa perciò 6 di leone e 4 di Canco. Cosa fate? Cioè, abbiamo già segnati tu 30 classe difficoltà, 6 punti ce li hai già. Ok, quindi vuol dire che io posso sfruttarli per ridurre la classe difficoltà, esatto, giusto? Cioè, allora, già ce ne sono anche 10 di Milites di Leone. Esatto. Sì, esatto. Quindi arriviamo a 16. Li usate, perciò. Sì, io direi di sì. Quindi vuol dire che ne abbiamo 14. Una cosa, 16. Ne abbiamo 16 consumati. Una cosa, io, cioè la mia volontà crea disagio nei Remus e ogni prova che dovrei affrontare che li coinvolge avrà una classe di difficoltà inferiore di 1. Perfetto, quindi è 29. Quindi se mi ci metto anch'io a combattere, per dire... Esatto, classe difficoltà scende e va... no, perché sono tanti Remus, sono tutti il disagio. Ah, ok, si moltiplica. Sì, ok, in questo caso sì, perciò va, scende a 20. Ok, quindi nel senso siamo arrivati a 20. Siamo arrivati... Noi la CD scende a 20. La CD scende, quindi ce ne mancano 4. Esatto. Ok. Ma io prendo uno degli scudi dai sali, lo guardo fisso negli occhi e gli dico: non è questo il momento di attaccarsi agli scudi quando Marte vuole che li usiamo per difendere Roma. E uno scudo è fatto solo per difendere. Glielo strappo di mano, me lo metto e seguo Ostilio alla carica. Okay. Proteggendomi più con lo scudo e se caso uscendo da sotto lo scudo con la daga. Beh, perché io non sono uno psicopatico. È inclinata apposta, per, cioè c'è il buco apposta per... Perciò stai utilizzando i tuoi punti in Canco, stai utilizzando la tattica e il tuo equipaggiamento e il combattimento, il leone. Perciò vai, ne aggiungi 4. Quindi in più altri 2 perché sto usando l'equipaggiamento. Ok. Quindi 26. Sono maestro d'armi, è la prima volta che lo usi? Sì, perché non sei ancora maestro entrato. D'armi, sì. Perciò prima non te lo spunti, che l'hai utilizzato. E è proprio una cosa sovrannaturale. È tu come se la tua arma diventasse un prolungamento del tuo corpo. Riesci ad utilizzarlo in maniera super tattica. Abbiamo raggiunto, no, la classe di difficoltà. Vabbè, in realtà a 26 siamo arrivati. L'abbiamo battuta a 20. Ah, abbiamo fatto... Eh sì, la tua roba l'ha già... Ok. Niente. Ok, classe di difficoltà raggiunta. Ok? Ok. E... più 6. No, 26 abbiamo fatto. Perciò siete in più di 6. Narrate voi la scena. Che cosa accade? Allora... Anche i Remus sono nelle vostre mani, eh. Allora, Ostilio parte appunto verso quello che ha parlato, andando in carica e lanciandosi comunque con lo scudo comunque proiettato in avanti, come se volesse comunque spingere, tipo sfondare la protezione del Remus,
e tenendosi comunque con la daga pronta per sferzare comunque un colpo dall'alto. E comunque, vabbè, va a segno la cosa, comunque va addosso al Remus. Sfregia il Remus a X, esatto, sul petto, incrociando l'altra ferita che lui si era fatto. In questo modo, e lo colpisce. E, successivamente, penso che subito dopo ci sei tu. Sì, anche perché io stavo seguendo appunto Stilio che si era lanciato in carica verso il nemico, e sostanzialmente cerco di tenerlo in vita il più lungo possibile, perché comunque inizio un po' a crederci pure io che lui possa essere la nuova speranza di Roma, nonostante il suo essere un coatto di periferia. Comunque è evidentemente baciato dalla fortuna, perché se è arrivato con noi, è riuscito a recuperare gli scudi e sta sfidando dei Remus così senza badare troppo a chi sono effettivamente, cerco di tenerlo in vita il più possibile, quindi allontano alcuni degli avversari che gli sarebbero arrivati dai fianchi, per permettergli di raggiungere quello che sembrava il capo del, certo, della traio, il Gamma. Gamma. Stai entrando in colpo a colpo col Gamma, perciò. Sì. Hai ariete? No. Ok, allora fammi un tiro perché nel momento in cui si entra in colpo a colpo con un Remus, se non hai punti in ariete e non riesci ad ottenerli, diventi esausto, perché il loro modo di combattere attraverso la vibrante Xlume li rende davvero ostici da affrontare, cioè è stancante affrontare un Remus, perché il suo corpo muta in continuazione con l'intento di ucciderti. È davvero imprevedibile il loro modo di combattere. Dicevi però che potevo spendere... Puoi spendere punti pratica. Allora, 11 punti pratica ti danno un punto certo. Oppure, un punto pratica, un dado in più rispetto alla base, che sono 6. Ok. Allora, io ne spendo 3 per darmi 3 dadi in più. Ok. Perché mi fido proprio per niente. Ariete è 2. E non ne ho fatto neanche uno. Perfetto. Ricordati che sei esausto. Perfetto. Devi scegliere uno dei tuoi simboli zodiacali e annullarlo completamente finché non riposerai nel gioco almeno per 6 ore. Beh, sacrificherò l'acquario in questo momento, okay, che mi sembra il meno utile. La tua mente, perciò. Cioè, sì, mentalmente sono diventi mentalmente esausto. Anche perché ho iniziato a seguire un coatto, quindi ho abbandonato la mente. Anche tu. Dove stava? Ci sta che può essere la conseguenza, oltre che allo scontro con Remus, di quello che magari avverrà. Perciò stavi narrando, scusami. Io e Stilio arriviamo praticamente in corpo a corpo, quindi con il Gamma. Inizio ad aggirarlo, perché comunque la mia tattica è quella di colpire dove uno è più debole. E vedo però che il Remus sta iniziando ad accanirsi parecchio su suo Stilio, che continua a difendersi con l'ancilia, ma comunque è un essere mortale, quindi può resistere solo fino a un certo punto. Sei solo umano. Ominide. Vedo che gli altri Milites stanno tenendo a bada, alcuni sono riusciti a uccidere i loro avversari e anche i Sali si stanno dando da fare, comunque sono dei guerrieri e sono molto eccitati dalla situazione, quindi non mi preoccupo di quello che sta succedendo alle mie spalle, però sono molto preoccupato di quello che sta avvenendo davanti a me. Non so nemmeno tra quanto vogliamo far morire questo povero Cristo. Secondo me, perfetto, perché appena mi rigiro allora per controllare che Ostilio stia ancora bene, abbastanza da resistere ai colpi del Remus, mentre dal fianco cerco di dargli il colpo finale, la sua testa mi rotola di fianco. E lo scudo cade a terra. E facciamo dang, dang, dang. E il Remus ulula. Sì? Sì, ci sta. Di gioia. Sì. Di gioia. Sì. Okay. E questo scatena la rabbia in tutti noi, perché lui ci doveva rappresentare nel nostro futuro, ma e tu l'hai ucciso. A me è stato sul cazzo fino al primo momento. Ma dai, era un guato bellissimo. Ok, il Remus è ancora vivo, cioè lo decidete voi. Lo decidiamo noi. Ok.
Io voglio corcarlo di botte. E ti ho lasciato lo spazio per farlo. Okay. Io l'ho punzecchiato di lato, ma non mi avvicino nemmeno troppo. Io mi lancio a recuperare lo scudo. Faccio da in mezzo a questa battaglia da cui stavo cercando comunque di tenermi. Non sono armata, non ho niente da usare. Perché ho scagliato la mia lancia, che è più simbolica che altro, però l'ho persa. La mia lancia è piantata nel terreno lì in mezzo, se vuoi. Dove l'ho lasciato? Faccio un salto. C'è una vibrazione della di Vantex Loop. Sì. Che io uso quello che si chiama forza superiore. Ok, spunto. Lo spunto. Ed è una prova di forza. Non ti servono. Comunque no, sappi che hai due punti, sì, in più. Esatto. Gioco. Però è narrativamente, certo, perfetto che io, certo, tipo faccio un balzo in mezzo a questa battaglia e da 20 metri mi trovo davanti al Remus. Gamma. Sì, al Gamma. Raccolgo lo scudo. E col finendo quello che aveva iniziato Ostilio, lo decapiti con lo scudo. Bello, bellissimo. Una testa per una testa. Magari si incastra la testa proprio qua nell'incavo. Sì. E ti rimane la testa appoggiata ancora, sull'anciglia. E ancora la aggiustiamo ancora di più. Mi lancio in avanti e atterro, lo butto per terra, sì, con il lato incavo dell'anciglia nell'incavo della testa, e lo scudo è piantato per terra per 20 centimetri e lui con la tua forza sopra, con la mia forza sopra, ed è, non è chiaro se lui è vivo o è morto. Ok, perfetto, direi che il resto li finiamo nel combattimento, nella mischia. Voi avete usato 10 punti dei milites che avevate. Sì, sono out. Sono tutti fuori? Sì. No, hanno ancora 5, 2 di ariete e 5 di sagittario, sì, ma il leone è andato. Ok. E Ostilio. Beh, le loro armi comunque sono a pezzi, sono comunque stanchi, sì, feriti. Non è stato un combattimento facile. No. E sono disarmati. Sì. Proprio in questo istante, in cui state tirando il fiato, tu me l'avevi chiesto prima, di nuovo, lo senti un attimo prima, senti il tuono, di nuovo, solo che questa volta, se prima non vicino, era quello che ho piantato per terra, no. Se prima lo senti vicino, adesso lo senti troppo vicino, okay, tant'è che ti duole l'orecchio. Chi di voi ha pesci? No. I milites vi danno, perché vi hanno dato punti, no, in pesci? No, no. Nessuno ha pesci. Ok. Perciò fatemi tutti quanti un bel tiro collettivo. Di base sono 6, ricordo, si può potenziare con i punti pratica. E vi servono pesci. 3. Vi servono pesci. Rappresenta? L'essere Vestenza. Pronti. Ah, giusto. L'essere riflessi molto pronti. L'agilità. It's coolness. Io niente. Beh, visto quanto mi è stato utile spendere dei punti prima. Niente. Siamo tutti con, No, io ne spendo 11 e mi prendo un punto sicuro. Ok. Aspetta che guardo. E poi tiro. Niente, continuo a fare un sacco di 11, ma non servono assolutamente a niente. Servono due pesci. Due pesci? Quindi se si possono utilizzare i punti pratica per... Dopo che hai tirato, no. Ah, ok. Se vuoi, puoi. Cioè potevi spenderli, sì, per avere due punti sicuri, dovevi spendere 22 punti, non so se li hai. Ah, cioè no. Tutti ad esempio, ma c'è una super spesa. Io ne ho spesi 11 e non è servito a niente lo stesso. Perfetto, ok, che cosa succede? Succede che chi ha punti in ariete può sacrificarli per non fare un passo verso l'averno. Molto bene, quindi faccio un passo verso l'averno. Tu fai un passo verso l'averno? Io non li sacrifico, sì. Faccio un passo verso l'averno. Ok. Anch'io sacrifico. Okay. Tu li sacrifichi? Sì, uno giusto? Sì, uno.
Quindi passo, vado lontano, giusto? Tu vai lontano, okay. Anch'io. Tu vai lontano, perfetto. Succede questo. Succede che questo rumore che sentite è un boato immane. Cioè, come se in mezzo a voi fosse esplosa una bomba, fondamentalmente, ok? Sì. Qualcosa dal cielo è arrivato in picchiata, ma a una velocità assurda, sì. Ok? E sto narrando io perché avete fallito. Sì, sì, sì. Abbiamo fallito tutti. Sì, sì. È arrivata, si è schiantata al suolo e ha scaricato una quantità di energia elettrostatica che vi ha completamente avvolto e sbalzati in ogni direzione, ok? Ed è stato un turbine. Adesso faccio un esempio che può risultare comico, ma secondo me inquadrato nella giusta ottica invece è estremamente drammatico. Avete presente Tasmania, sì, il diavolo? Sì, è, certo. La situazione, un turbine di qualsiasi vento cosa ed energia si è schiantato in mezzo a voi. Notate la testa di un Milites che vola via, perché qualcosa lo ha tranciato proprio di netto, e le braccia di un altro anche lì se ne vanno alle cozze, fondamentalmente. Lui rimane lì con i moncherini ad urlare, chiedendo dov'è la sua lancia. E in mezzo a tutto ciò c'è questa figura delle dimensioni di un lupo, solo che ha gli arti anteriori che sono molto lunghi e sembrano delle braccia piene di ostri, okay. Dall'altezza della spalla, diciamo, fino a quelle che potrebbero essere le zampe, ma in realtà sono due uncini completamente ricoperti di ostri, e viene avvolto da queste grandi ali membranose. E davanti a voi c'è appunto un Brezza, che sono gli anassimeni dell'aria. Che cosa accade ai Milites? I Milites, come voi, sono stati spalpagliati in ogni direzione da questa sorta di esplosione. Uh-huh. E notate che lui rimane un attimo lì, voi siete intontiti anche dall'urto, e poi con un balzo rispicca il volo e se ne va in cielo. Ah, se ne va? Sì. Bastardo. Posso usare ancora i miei... Posso usare se giocare di nuovo? O uso singolo? Assolutamente sì. E uso singolo o posso no, usare no, di nuovo? No, utilizzarlo di nuovo. Ok. Allora io tiro e gli dico di tornare indietro. Andiamo, eh? Funziona da... No. Ecco, è quasi. Una domanda. Cosa significa? Allora, perché io... Alla prossima occasione. Ok. Perché... lo uso. Va bene, alla prossima. Ho anatema, che vuol dire che può... Perché deve avere il contatto visivo. Ah, ok. No, capisci cosa intendo? Sì, 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 certo, no, assolutamente, va bene. Cosa significa che posso annullare una peculiarità di un antagonista? Praticamente, i PNG hanno, in questo caso gli antagonisti, hanno delle peculiarità. Sì. Esempio, una delle peculiarità del Brezza è questa sorta di esplosione di elettricità elettrostatica, Tu puoi annullarla. Okay. Cioè non riesce più ad accumulare energia elettrica e non riesce proprio a scaricarla, fondamentalmente. Va bene. OP di tuo personaggio. Oppure un'altra peculiarità è il fatto che lui provoca terrore negli umani. Sì, certo. Infatti notate che quelli che sono sopravvissuti hanno abbandonato ogni ritegno di... Che è perfetto per quello che stavo per fare io. Perché io vi guardo... Sì. Do lo scudo e vi dico: lo devo seguire. E mi trasformo in un falco. Ok, perfetto. E inizio a seguirlo. Come distribuisci i punti? Allora, tutto leone, sei un proiettile. No, io penso che bisogna sempre cercare di immaginare che punteggio può avere un falco. Ah, certo, pesci. Allora, pesci, io ho un grossissimo falco. Grossissimo falco, però in questo momento questi due non li posso contare perché sono esausto. Quindi ho 4 punti praticamente da ridistribuire. Esatto. Quindi ne metterò 2 in pesci e 2 in ariete. Ok. Perché sono veloce, però comunque per me volare è naturale. Quindi inseguirlo mentre voliamo non dovrebbe essere troppo faticoso. Mm-hmm. E mi lancio all'inseguimento per vedere se atterra, dove atterra, quanti sono, se c'è qualcun altro che lo accompagna, e poi eventualmente tornare indietro a riferire quello che ho scoperto. Ok. Tu noti, vedi questa scena.
Lui è veramente come un proiettile. Che cosa accade? Qual è la sua dinamica di volo? Lui sbatte queste gigantesche ali e quando lo fa si dà una spinta incredibile e dopodiché incomincia a turbinare su se stesso, ok? Con questo movimento rotatorio, quando entra nelle nuvole come un proiettile, si carica di energia elettrostatica, proprio vedi i fulmini che lo colpiscono e lui che ulula dal giubilo quando sente, lo sentite anche voi l'ululato. Ed ha un modo di volare estremamente caotico, davvero quasi imprevedibile. Hai presente il volo della farfalla, che non è lineare, non si sposta, è una cosa del genere. No, non sembra andare da nessuna parte, sembra danzare nelle nubi e ogni volta che sbatte le ali e che fa questo movimento rotatorio, energia lo colpisce e si creano qua anche i tuoni che voi sentite. E questo è quello che fa in realtà. Non sembra neanche darti bada, tra virgolette. Quello ci speravo. Sei un falco. Sono un falco, ce ne sono molti nel cielo. Voi cosa fate? Cioè, avete i milites che sono spalpagliati ovunque, cadaveri al suolo. Sì. E... ma noi abbiamo ancora i sali, no? I sali, esatto. Ok. Io comincio a dare ordini perché raggruppino gli scudi. Esatto, per tornare indietro. Perciò, voi avete... Tullo lo avete perso. Sì. I milites li avete persi. Anzi, non tutti, perché no, i milites vi davano 5 in ariete. Ne abbiamo consumati 3 di ariete. Perciò vi rimangono 5 milites. Significa che avete 5 punti in leone. Perché le arieti... no, il leone l'abbiamo consumato tutto. Abbiamo 5 sagittario e 2... L'ariete l'avete consumate perché... Ne abbiamo 2... No, per resistere alla... Okay. Al terrore, sì, che... Okay. È rimasto il sagittario. Rimangono 5 punti in sagittario dei vostri milites. E i sali? E i sali... no, loro sono rimasti. Ok. Perché hanno ariete. Ok. 12 punti in ariete... Ne togliete 6. Ne togliete 6. Ok, quindi abbiamo massime 6. Sì. Perciò hai 5 sagittari e 6 ariete. Cosa accade ai militari? Cioè, ne avete 5 fondamentalmente cacciatori con voi. Sì. Io gli ordino di mettersi gli archi in spalla o le lance, non so cosa hanno. Immagino forse avere delle lance. Quello che preferisci. Giavellotti. Recuperare gli scudi che ci sono. Caricarseli, metterseli sopra la testa a protezione dal cielo. Ottimo. E di tornare verso Roma. Ok. Io e lei prendiamo i 2 scudi rimanenti, erano 12 in tutto, giusto? Sì, sì. Quindi sono 5-5 più 2 e li seguiamo da dietro. Ok. L'obiettivo, dobbiamo portarli dentro le mura. Esatto. Okay. O dentro mura, tra virgolette, tra svariate virgolette mura. Perfetto. Tu invece? Beh, io non so quanto il Brezza stia andando lontano. Lui, fondamentalmente, secondo te, lui vi sta seguendo dall'alto. Questo è quello. E allora io seguo lui da dietro. Ok. Perché il momento in cui lui si getterà su di loro, io cercherò di frappormi fra lui e loro, venendo tranciato probabilmente in 2, ma ho un'idea anche su quello. Okay, perfetto. E voi di tanto in tanto sentite questo umore, questo tuono che in qualche modo vi sembra seguirvi, e notate che i milites tutti quanti guardano il cielo. No, come, io li metto a testuggine, cioè li metto tutti appaiati 3-3 e gli urlo e gli intimo di continuare a marciare. Okay. Sembra che il tempo non passi più, vi sembrano passate ore. Decine. Alla fine finalmente riuscite a raggiungere senza interferenze le porte, la porta Mugonia, quella da cui siete usciti. Okay. E vi ritrovate all'interno dell'urbe. All'interno dell'urbe trovate una situazione diversa da quella che avete lasciato. Adesso davvero il panico è ovunque. Dove prima c'era una sorta di attenzione militare e i civites, che chi era preoccupato,
chi non capiva cosa stava accadendo, chi non gli dava peso, adesso davvero c'è il panico più totale, ok? E questa è la situazione. Noti che la ninfa Egeria ha spalancato le porte del Tempio di Giano e ha posto la statua all'interno, ok? E sta iniziando i preparativi per il rito. In questo caso chiede l'aiuto di tutti, in questo caso il tuo aiuto, visto che sono arrestati. E adesso vi faccio vedere anche la meccanica della ritualità di Primire, che è molto originale, molto particolare, uno dei suoi, diciamo, punti forti. Ma io forti. Voglio fare il culo a Brezza. Va bene, faccio il rituale. Mi faccio pile driver da falco, mentre scende in picchiata. Ok. Sei la vestata. Bella idea. E che cosa fate voi? Io niente, io finché lui rimane in cielo continuo a cercare di restare in volo. Io sarò in protezione comunque lei. E ovviamente davanti alle porte. Davanti alle porte, sì, sì. Ok. La ninfa vi dà l'ordine di essere saldi, di avere coraggio e di piazzare le ancilie a protezione davanti, proprio piantarla nel terreno davanti la porta Romulea. Ok, va bene. Tutte e 12? Sì. E allora siamo davanti alla porta Romulea a proteggere la porta. Ok, perfetto. Scusi. Cosa succede? Succede che mentre siete lì che li state piazzando, il vostro sguardo credo che inevitabilmente vada sulla distesa appunto dallo stesso canalone da cui avevate iniziato a sentire gli ululati, appunto. Ora è chiaro che si sta raggruppando una marea di Remos incredibile, cioè non avete mai visto così tanti, okay. E sembrano felici, sembrano danzanti, fare festa, ne vedete di ogni forma e di ogni, cioè davvero mi sembra un incubo, in un certo senso state dicendo ma no, non può essere vero, non è possibile, no? E la ninfa Egeria è sulle mura che vi osserva sorridente. È in combutta con loro sicuramente. Anche tu dall'alto vedi questa distesa di colpi che ti mettono i brividi. E vedi il Brezza che anche lui dall'alto sembra quasi danzare felice. Che bello. Di ciò che state vedendo. Ok. Ok. Se c'è la ninfa che ci guarda, sull'ultimo scudo quello vero, che pianto, lo pianto e le mie mani cominciano a mutare e da dietro lo scudo vado in forma di lupo. Ok. E sono una forma di lupo puro ariete. Ok. Quindi sono una massa enorme che pianta lo scudo più a fondo in un modo che non sembra possibile quasi. Ok. A difesa della porta. Perfetto. Non ci sono abbastanza punti per andare così tanto ariete. Posso arrivare solo a 6, quindi uno sarà leone. No, aspetta. Puoi in forma Lupus Rex, puoi andare oltre il massimo. Ah sì? Sono 7 ariete. Perfetto. Allora, lui ha fatto volontariamente ciò che ha fatto, l'ha fatto volontariamente, ma involontariamente ha fatto in realtà una cosa molto importante ai fini dell'avventura. Tant'è che la ninfa Egeria ti fa un sorriso e ti dice: tu hai scelto il tuo posto, rimani pure lì, sorella mia. Mi occuperò io del palazzo. No, così, esatto. Sono morta. Però bisogna difendere la civiltà. Sì, ok. Dai, villici. Tu cosa fai? Rimani falco. Sì, sì, io rimani continuo finché quella situazione non cambia. Ok. Non so se può servire forza superiore che mi dà 2 punti in più in toro, in questo caso. Può esserti utile. Solo che la ninfa Egeria, visto la sua presenza sull'ancile, visto la sua presenza nei cieli, mette una mano sotto il tuo braccio, ti dice: vieni, figlia del Re Lupo, mi serve il tuo sangue. Salute anche a te, ciao. L'abbiamo detto che era un dark fantasy allora ed era una one shot.
Che io cosa accade? Guardo lei e Albinus andrà a creare un'altra civiltà dannata. Forse rimango falco. Ti porta all'interno del tempio di Giano, molto cupo. Okay. Vedi all'interno è veramente grande e imponente rispetto al tempio di Malte. E noti subito le due facce, una posta ad un'estremità e l'altra all'altra, che rappresentano appunto i due volti del dio Giano. All'interno c'è questa oscurità che sembra quasi magica. Dall'alto, da questi piccoli spiragli, filtra lievemente la luce che illumina, hai presente quel pulviscolo che danza esatto. E c'è un odore strano, c'è un odore proprio di chiuso. Per 43 anni è rimasto chiuso quell'uomo. Al centro del tempio c'è una porta rettangolare che non ha battenti, chiaramente, perché Giano è anche la divinità dell'inizio e della fine, e perciò da un'estremità all'altra. E lei ha posto la statua proprio in mezzo a questa porta. E adesso, assieme a lei, insieme alle altre vestali che sono lì insieme a lei, e ognuna porta una piccola ciotola di legno che sembra incantato quasi, perché non arde, nonostante dentro ci sia una fiamma il legno non brucia. Ok, ognuna di essa ha una ciotola, farete un rito assieme. Lei ti chiede di spogliarti completamente nuda e di darle il braccio. Do il braccio, perché ovviamente io ascolto quello che allora, viene detto. Adesso faccio leva sulla tua fantasia. Sì. Riti. Il rito del palladio in questo caso. Come funziona la ritualità in Primi Re? Nel manuale, se ci sarà un manuale, speriamo. Quando ci sarà un manuale. Non ci saranno liste infinite di riti, ma ogni divinità dà dei binari guida da seguire e degli ingredienti narrativi da mescolare e da usare come spunto. Perciò questi ingredienti che io ora vi dico non devono essere letteralmente quelli, servono solo a far viaggiare la vostra fantasia e crearvi appunto un rito, una scena nella mente. In questo caso sono una grande quantità di cibo, un luogo meraviglioso e perduto, una domus, cioè una casa, la morte, la disobbedienza, dei viaggiatori che vengono da lontano, il fuoco sacro, aver molta sete e un uomo stolto caduto in disgrazia. Che questo è già un stilio. A te, pensaci. Allora, intanto che tu ci pensi, sì, va bene. Passo a lui. Okay. Ma devono esserci solo alcuni di questi dettagli o ci devono essere tutti? No. Ripeto, okay, sono solo degli spunti. Guarda, intanto non nascondo nulla. Puoi rileggerteli? Sì, sì, sì. Dov'è? Palladio. Questi sono gli ingredienti. Passiamo a te. Davvero, è una marea. Tu noti, sei lì, da sola. Ad un certo punto senti qualcuno alla tua destra. Vedi un salio, che anche lui si è messo dietro lo scudo e ti guarda. Ok? Sì. Alla tua sinistra ne appare un altro, e poi un altro. Dietro ogni anciglia c'è il suo salio. Ok? Alcuni sono morti, ma... Alcuni... No, sali no, sono tutti vivi. Ah no, sono tutti vivi, vero. Sali sono rimasti tutti vivi. Ok. E in quel momento tu ti rendi conto che non dai più peso a ciò che loro stanno vedendo, cioè un gruppo di chiaro, due metri e mezzo. Certo. Okay? E sembra che anche loro non diano peso, abbiano capito qualcosa. Questa marea di centinaia di Remos avanza, finché ad un certo punto, e avanzano in maniera baldanzosa, finché a un certo punto avviene qualcosa che proprio ti fa tremare nel profondo. Lo sentite tutti, ok? Sentite un ululato, ma un ululato come non avete mai sentiti prima. Cioè ogni fibra del tuo corpo, nonostante tu sia il Lupus Rex, ogni fibra del tuo corpo ti dice che quello non è il tuo luogo, non è il tuo momento, e di andartene. E lo stesso vale per te. Nonostante tu sia nell'alto dei cieli, hai questa sensazione di paura, di
tu dall'alto noti in mezzo a questa massa una cosa gigantesca, delle dimensioni di un grandissimo elefante, come dimensioni, che avanza. Che nessuno di noi ha mai, elefanti che nessuno di noi ha mai visto, nessuno esatto. sa che cosa sono. Delle dimensioni di un elefante che avanza quadrupede. Lo definiresti un lupo, ma la forma del corpo è più tozza, più bassa. Anche il volto, il muso, ha una mandibola molto larga. Hai presente la mandibola degli squali? Ok? Sembra una versione grottesca di un lupo arcaico proprio, che proviene dai peggiori incubi della mente. Tu sai benissimo, perché ne hai sentito centinaia di volte parlare, lo identifichi come la forma Licaone, la forma suprema dei Remus. Cioè qualche Remus è riuscito a nutrirsi, nonostante voi abbiate le lacrime di Vesta con voi sempre, è riuscito a nutrirsi di un Romulo e a berne il sangue caldo. In quel caso avviene la mutazione ultima, che è quella del Licaone, appunto. E quando ulula, quando sentite questo ululato, tu che sei all'interno dell'urbe, sì. e tu anche, noti che tutto incomincia a vibrare, le vestali intorno a te sembrano quasi incrinarsi, cioè proprio moralmente, ma la ninfegeria canta e tutto incomincia a ritornare al suo posto. Tu la stessa cosa, i sali vicino a te, su di te ha un effetto di paura, tu senti proprio, hai paura. Ma sui tuoi compagni li vedi vibrare come se la vibrante ex lume li avesse investiti. Poi le anciglie però risuonano alla vibrazione. Bello. E là contrastano. Ed è uno scudo. Sì. Esatto, no? Certo. Perciò si calmano anche loro. Però il peggio, e tu lo vedi dall'alto, avviene nell'urbe. Tutti gli umani che hanno sentito quell'ululato incominciano a vibrare, le vene del loro corpo incominciano a diventare scure. Quasi stessero pompando, gli occhi si incrociano, sì. ok? E perdono totalmente in controllo, incominciano a massacrarsi tra di loro. Addirittura in alcuni casi incominciano a vibrare così velocemente, così tanto, che il loro corpo si smembra in una vera e propria bomba di tendini e ossa che vanno ad esplodere e a massacrare tutta la gente che gli sta attorno. Questo è il potere dell'Icaone. Ok. Posso ululare al contrario? Puoi farlo, assolutamente. E allora... Anche perché ti sei messo tutto in... Ecco perché ho detto che hai fatto una cosa perfetta. Si è messo tutto in ariete. Sì. Ok? Io voglio ululare... Ululare al contrario e chiamare tutti i Romulus che ci sono in città alla porta a proteggere Roma. Ok. Devo tirare? No, non serve. Però nel tentativo di contrastare questa cosa, guardo alla luna, che è ormai visibile nel cielo, e ululo per richiamare tutti quelli che sentono il mio richiamo, per scendere ovunque si siano, sopravvissuti o non sopravvissuti. Questo è il posto dove oggi si combatte. Ok. Guarda, io ho anche gli ingredienti delle anciglie. Li vuoi? Perché è molto carina quella che tu hai pensato. Te li dico. Pioggia, l'urbe, qualcosa di rotto, una corona, okay. L'impazienza, una stele, una vecchia, un anello, la collina e le ombre di animali malati. Ok, e questo è un rituale? Sì, questi sono degli ingredienti che servono certo. a te a creare un rituale. Torniamo a te. Ok. Vi dico solo una cosa, io prima vi ho lasciato tutta la roba che avevo, tra cui l'anello di mio padre. Ok. Tu hai pensato? Sì, ho pensato e... Allora, la cosa si compone in questo modo. Intorno a me ci sono le altre vestali che hanno la ciotola con il fuoco sacro. Davanti a me ho Egeria, che mi pone sulla mano destra che le ho dato una manciata di sale e mi dice mangiala. Lo mangio e subito la sensazione che mi viene è sete, appunto perché è salato. Ovviamente anche il sale costava la moneta dell'epoca. Okay. Nell'altra mano, sulla sinistra, mi
mi dà quello che è una sorta di bozzo intagliato di una casa. Una cosa molto, come dire, semplice, però che ricorda quello che raffigura una casa. Dopodiché mi dice, ridammi la mano destra e questo sarà il tuo dono alla, a Roma. E mi incide il braccio destro, mm-hmm. e da cui comincia a fluire il, la vita. E da lì ovviamente mi lascio andare, cioè nel senso mi metto comunque in ginocchio e la mia vita comincia a fluire. Quello che si va a chiudere comunque il rituale è la morte un po' incauta e un po' stolta di Ostilio, che con la sua morte comunque sia ha generato e concluso quello che è inconsapevolmente il rituale, mm-hmm. okay. che permette poi al funzionamento di quello che sta facendo Egeria. Ok, perfetto. Questo rito, lo chiedo a te perché stai vedendo, come influisce sui Remus? Secondo me c'è una cosa che fa paura ai lupi, ed è il fuoco, perché è il simbolo della civiltà. È il simbolo attorno a cui che ancestralmente i lupi sapevano di cui sapevano di doversi avvicinare, perché lì c'erano gli uomini, mm-hmm. e lì c'erano le genti che li tenevano lontani e che li ferivano. E il tempio e il fuoco sacro che scorreva, che era la parte vitale del rituale, quello che è acceso sulle colonne, diventa verde e comincia a brillare molto più forte. E sulla cima del colle tutti i Remus vedono accendersi questa scintilla di fuoco che gli ricorda istantaneamente che questo non è posto per loro, okay. che qua è dove ci sono gli umani. Cosa accade al Brezza? Lo decidi tu. Il Brezza l'ho perso completamente di vista, perché sto ormai dedicando tutta la mia attenzione a quel bestione gigantesco dell'Icaone. Anche perché sono estremamente preoccupato innanzitutto dall'effetto che ha avuto il suo ululato su di me e dall'effetto che ha avuto il suo ululato sulla gente, che comunque, essendo un falco dall'alto, vedo che si sta ammazzando nelle strade di Roma. E so che un abominio del genere non può nemmeno arrivare al varco di Roma, dovrebbe essere fermato prima, certo. e decido di fare la cosa più stupida, ma forse l'unica che posso fare in questo momento, e cioè salgo ancora più in alto come falco, e quando raggiungo il limite che posso raggiungere inizio a scendere in picchiata, e mentre scendo in picchiata mi trasformo in pietra, in modo da diventare una lancia di pietra che lo trafigga cadendo dall'alto. Fico. Usando la mia forma elementale. Probabilmente mi spezzerò nel farlo, ma ci riuscirò a fermare l'avanzata. Perciò decidi volontariamente di fare un sacrificio? Assolutamente. Bellissimo. Sì. Bellissimo. Mi lancio Bellissimo. Dall'alto, il falco si diventa sempre più appuntito finché non diventa una vera e propria lancia di pietra che trafigge delle dimensioni di un uomo che trafigge da parte a parte il Licaone, un proiettile sparato, perché ero già in picchiata. Fico. Molto. La punta si pianta nel terreno, probabilmente il Licaone non è ancora del tutto morto quando fa un passo avanti e mi spezza in due uccidendomi, però il suo sangue è stato versato e copiosamente, perché gli ho fatto un buco alla è stato donato a Malte. Fico, molto figo. Bello, bella. Bellissimo. E il tuo rito? Il mio rito è molto. È il rito più semplice che ci sia. Ok. Perché a questo punto è make it or break it. E tutti i sali e io in mezzo facciamo una cosa che segnerà il futuro di Roma. Ognuno di noi rompe uno scudo, mm-hmm. rompiamo tutti e 12 gli scudi e diventiamo noi stessi gli scudi della città. Non c'è più niente tra noi, non mettiamo più niente tra noi e
l'armata che sta venendo avanti, okay. E diventiamo noi stessi scudi e cominciamo, invece di stare alle porte, cominciamo a portare avanti la civiltà che è Roma e okay. A incontrare il nemico. Ma diventate scudi a livello ideologico o proprio diventate voi gli scudi? Cioè, diventiamo noi le ancelle. È possibile che il tuo ululato e la tua vibrante lume e il rito che hai portato avanti abbia fatto questo, cioè hai spezzato degli scudi finti e voi divenite gli scudi? Nella mia testa eravamo degli scudi simbolici. Ah, ok. Lo scudo fisico non serviva più, okay. Però adesso, perché non avrebbe mai potuto proteggere Roma, è un pezzo di metallo, okay. O è un pezzo di legno a questo punto. Servono braccia e servono teste e servono artigli e servono armi. E però stare fermi a difendere delle mura di legno non serviva. Quindi assorbire è più un rituale psicologico che un rituale. È dire: di questi non abbiamo bisogno, l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è di affrontare questa roba. E spero che nel mente arrivino gli altri Romulus che ho richiamato. Assolutamente. Avviene la scena più epica che possiate immaginare, fondamentalmente. Io sono morto, però. Sei morto. Però... tu hai deciso perciò che anche tu ti sei sacrificato. Sì, sì. Anch'io, ovviamente, non credo sopravviverò a questa scena. Lo decidi tu? No, lo decido io, però mi sembra ovvio che questi scudi non sono gli scudi di questa battaglia, non sono scudi destinati a sopravvivere. Non c'è niente. 12 guerrieri non possono sopravvivere contro 100, ma possono arginare quest'ondata di assalto alla civiltà fino a che non arriverà la prossima. Meno di 100. Quelli più vicini all'Icaone sono spaventati dal fatto che qualcosa sia riuscito a ferire il loro campione, e quindi alcuni, secondo me, se ne sono andati. Ci sta. Certo. Beh, avviene questo, fondamentalmente. Ciò che hai raccontato, tutto ciò che avete raccontato avviene. Com'è. I posteri racconteranno di una battaglia che probabilmente è stata la battaglia più epica della storia di Roma, che non si conosce. E sembra che un sole verde si sia posato sopra la città di Roma quel giorno, e la sua luce abbia infranto questa marea di morte che la stava per invadere, e insieme ad esso il sacrificio di 12 sali valorosi sacri a Marte e di decine e decine di figli di Romolo, prima fra tutti Taura Silvia Oroso, che ha donato la sua vita e la sua ferocia a Luperco, a Marte e a Quirino, che è padre Romolo. E perciò Roma è salva. Il vostro intervento, il vostro sacrificio ha salvato l'urbe dalla più grande minaccia che sia mai stata vista da Roma. Tutti i Remos sono stati dispersi. E dell'Icaone in realtà non si sa che fine abbia fatto. Però alla fine di tutto, tu lo vedi proprio con la vista annebbiata. Hai presente quando socchiudi l'occhio che vedi solo lo spiraglio della palpebra e senti solo il rumore del tuo respiro che sbuffa, perché vorresti andare avanti ma sei proprio a pezzi. Intravedi un uomo di una statura gigantesca, dalla barba folta e capelli neri e gli occhi del colore del cielo blu quando è appena sopra il tramonto. È un uomo che ha un corpo colossale e in braccio porta un uomo delle sue stesse dimensioni e fattezze. Sono due gemelli, ok? È ferito, gravemente ferito, lui lo tiene in braccio, entrambi sono completamente nudi e dicono queste cose, lo dicono a Roma con voce spavalda, come hanno sempre fatto, e senza nessun rimpianto. Loro sono Ciano e Marciano, secondi geniti di Remo, cioè discendenti diretti di Remo.
Loro dicono: in questo momento noi stiamo fondando il Latrario più grande che tutta la storia vedrà mai, che è il Regium Mortale. E voi figli delle pecore, che come tali vi nascondete dietro a recinti e mura e vane preghiere, non vi sarà muro Dio che vi potrà salvare dalla nostra ira. Noi arriveremo con la notte, con l'incubo ed il latrato, e le vostre gole squarceremo e nelle vostre viscere ci disseteremo. Non avremo pietà dei vostri pargoli, né dell'erba, né del che di erba fetono come agnelli. Ci nutriremo delle carni del vostro popolo, e di Roma si parlerà nel dì a venire come di un tumulo, ove i vigliacchi attendono invano di entrare nella verna. Questa è una promessa. Che qualcuno gli dica: non abbiamo bisogno di dei che ci proteggano, ci proteggeremo da soli. Ma grande. Io non lo posso dire perché sono morto. Nessuno di noi, siamo tutti morti. E qui si conclude il Regium Mortale, che è l'avventura che avete giocato. Grazie mille. Grazie. È una cosa grazie che non sono voi, riuscito ragazzi. A usare, perché non abbiamo fatto una prova collettiva di strategia. Ok. Perché avevo troppi punti strategia di mio. Quella prova lì andava, quel dono andava bene sulla prova contro i Remos, che però l'abbiamo già sfangata. Bellissimo. Beh, ottimo. È veramente bello. La cosa di cui ero un po' preoccupato era che tutti i termini in latino fossero difficili da digerire, ma in realtà poi se ne usano pochissimi. Quindi. Sì. Lui li usa il master, ma noi esatto. No. Ma finché li sa il master. Lupus no. Rex è l'unica cosa che mi interessa dire. Quindi, bene, molto bene. È bello, interessante. Andate su Kickstarter e... È assolutamente intuitivo e quindi molto bene. Vediamo com'è. Soprattutto per come giochiamo noi, un gioco sì. Molto narrativo in cui si tira pochissimo vero, sì. E si racconta tantissimo, è assolutamente nelle nostre corde. Ovviamente non è un gioco avvezzo a chi ha sempre giocato a Pathfinder, ma se avete sempre giocato a Pathfinder e state ascoltando Fumble, è il momento per giocare a qualcos'altro. Di provare qualcosa di narrativo. Dato che il Kickstarter c'è fino a lunedì, adesso andate. Assolutamente, è il momento giusto. È il momento perfetto. Carpe diem, per restare in tema, cogliete l'attimo, andate a dare sti sesterzi. Anche il sale potete pagare sì. Anche un salario sì. Ci sono salario a Matteo potete dare se volete. Ci sono stati tre sacrifici omuli che vi hanno dato ottimi, cioè, ottimi motivi e ragioni per farlo. È raro che un gioco finisca in cui tutti decidono tutti vabbè decidono allora mi sacrifico. In realtà questa è una cosa che a me fa molto piacere, perché in diverse meccaniche del gioco, ma anche poi nell'evoluzione del personaggio, nella meccanica dedicata all'evoluzione del personaggio, una cosa centrale di cui mira è proprio il sacrificio. Certo. E voi l'avete incarnato perfettamente. Tant'è che una delle peculiarità del gioco, che chiaramente in una one shot non si vede e che poi verrà sviluppata in realtà nel manuale, qui non viene neanche nominata, è proprio come diceva prima lei, Alice, la questione delle epopee. Cioè l'evoluzione del personaggio in Primire funziona in quattro epopee, quella della primavera sacra Sabina, certo. Poi c'è l'estate fulgida, l'autunno, il rosso autunno e l'argento inverno. Succede che il personaggio proprio cresce, invecchia e si assume delle responsabilità. L'ultima epopea, quella dell'inverno, voi giocherete dei pater familia, avrete tutto un altro tipo di gioco, molto più strategico e meno in prima persona. E durante l'epopea voi farete delle scelte, come quella di prendere moglie o quella di avere figli. Nel momento in cui arriverà la fine, perché in Primire la fine arriva, inevitabile, tant'è che la dovrete scegliere nell'epopea dell'inverno quale sarà la vostra fine. E poi avrete la possibilità di continuare il gioco attraverso uno dei vostri discendenti, sceglierete voi chi incarnare, uno dei vostri figli, così potrete andare avanti, certo, continua la dinastia. Questa è una cosa particolare bello. Del gioco sì. Bellissimo, veramente. Perciò... Primire lo trovate su Kickstarter, la Marcia Rossa sì. E il Kickstart che si scarica gratuitamente gratis, assolutamente. Se non ricordo male. Anche i personaggi che abbiamo usato stasera in realtà li abbiamo presi dal Kickstarter, che sono sì, quelli si che trovano sono anche sul marcia. Sito esatto e sono super ricchi proprio sì, cioè, esatto. Anche le anche il background, le vibrante slumina, cioè, sono delle cose che entrano in gioco molto facilmente quando e sono molto adattabili a varie situazioni, molto bello. Non solo, un'altra cosa è che è difficile avere la paralisi da ho troppe scelte, non so che cosa fare.
hai il numero giusto di cose, sì, che ti danno degli spunti, però poi in realtà finisci per fare quello che vuoi fare perché ce l'hai in testa. Non ti metti a pensare adesso li attacco perché ho il più due a colpire di fianco. E questa è una cosa importante. E questo è molto bello. Come funziona l'avvicinarsi all'Avernum? Allora, praticamente... perché noi ci siamo ammazzati da soli, però... Esatto. Siamo tutti passati da niente, lontano, morti. Vabbè. Avviene in questo modo. Nel momento in cui c'è una situazione di pericolo fisico o che porta a un danno fisico, il passaggio va calcolato in base allo scalto di differenza del fallimento della prova. Cioè, se voi fate una prova, classe di difficoltà 10, arrivate a 7... E vi mancano 3 punti che non riuscite a ottenere in nessun modo, dovete fare 3 passi verso l'Averno. Calcolate che quando arrivate alle porte. Quando arrivate alle porte, il vostro personaggio è ancora vivo, ma è KO, fuori gioco. Ok. Okay? Cosa accade? Se uno ha la fortuna, perché in quel caso si tratta di fortuna, oppure può essere una scelta tattica se fatta in maniera ponderata. Quando siete alle porte dell'Averno, voi vi si apre un bivio fondamentalmente, avete due possibilità. O aspettate che qualcuno vi aiuti e vi guarisca col tempo, perché anche la guarigione in primiera è abbastanza lenta. Come è giusto che sia. Oppure decidete di aprire le porte dell'Averno e affrontare Cerbero. Cerbero vi darà una scelta. Vi dirà, tu dai l'obolo. Tant'è che una delle meccaniche consigliate per giocare a primire è sempre con una moneta in tasca. Bello, bellissimo. E se metti 6 sterzi, portateli. Meglio ancora. Dare l'obolo. Dovreste lasciarli in un museo, ma va bene. Lui ti darà la possibilità di ritornare in piedi per concludere la tua vita degnamente come vuoi che sia e per essere utile ai tuoi compagni. E a seconda della testa che scegli, perché le 3 teste di Cerbero ognuna ha uno scopo, a seconda della testa che scegli avrai delle meccaniche che ti aiuteranno e poi, però a quel punto il tuo personaggio è sacrificato, cioè tu potrai concludere la tua vita come vuoi, ma poi dovrai seguire Cerbero nell'Averno che ti porterà al cospetto di Plutone. Bellissimo. Questo è... Però c'è anche il rischio che se subisci un trauma così importante, così repentino, da saltare le porte dell'Averno, metti che il tuo margine di fallimento è 4-5, puoi partire da lontano a molto secco. Sì, sì, sì. Infatti è molto mortale punire come gioco. Ok. Sì. Ci vuole un attimo. Bene o male che tipo di avventure si prospettano con il gioco? Parte, allora, le one shot funzionano bene, è così. Ne ho fatta praticamente una, ho cercato di farne una per tipologia, cioè ho fatto un'avventura dedicata all'investigazione, ne ho fatta una molto d'ambientazione, molto lenta, d'atmosfera, ne ho fatta una che è un misto tra investigazione e azione, questa io la reputo puramente azione. Sì, assolutamente, sì, decisamente. Botte da orbi. Fino ad ora sto vedendo che reagisce... Bene. Abbastanza bene a tutte le avventure, sì, sì, fino ad ora. Sto provando a portare avanti una campagna per vedere come reagisce a lungo tempo, però purtroppo un po' per motivi di tempo che ci si becca raramente, un po' perché abbiamo poi lavorato sulla questione dell'evoluzione dell'esperienza, perché prima funzionava in maniera molto più classica l'evoluzione del personaggio. Alla fine non sono riuscito ancora ad arrivare dove volevo. Secondo me non si presta a campagne lunghissime, però anche fare 4-1 per epopea, 4-1 esatto, mini, ecco, una cosa dell'epopea è che il passaggio da un'epopea all'altra non è obbligatorio, lo sceglierà il giocatore, certo, il gruppo in realtà, e perciò uno, però finché non passi di epopea il tuo personaggio rimane questo, cioè, non si evolve tra virgolette. Chiaramente avrai dei punti da distribuire, avrai, certo, doni lupercali, certo, in più da scegliere. Sì, anche perché puoi arrivare a 6 sulla scheda. Esatto. E questo è. Perfetto. Se vi è piaciuto Primire, lo trovate su Kickstarter. Il link al Kickstarter lo trovate nella descrizione del video o del podcast se ci state ascoltando solo in audio. 91% è fatta, quindi dai. Esatto, andate a dare sti sesterzi.
Dove vi trovano nei prossimi l'evento in cui saremo presenti più alle Polte è il Free RPG Day. 15 giugno, UESM di Milano, sì. Sesto San Giovanni, tutto il giorno dalle 9:30 del mattino, sì, fino alla sera. In esaurimento scorta, come si dice. Dove tra l'altro troverete anche noi con Alleanza Games, ci saranno quindi sia Scintiara che The World Anvil che Fumble. Fumble arriva in massa e porta tutto. Troverete Not The End, che è il gioco che Claudio Pustorino... Ciao Claudio! Ciao! Sta playtestando in questo momento. Ci troverete ovviamente Clotos, ci troverete Gattai. Gattai! Finché ho la voce di masterizzarlo. Catena, catena! Di cui trovate sul sito adesso, nella sezione download, il generatore casuale di robottoni. Così lo potete, anche se l'avete già comprato, lo potete usare più velocemente, sì, che sul manuale. E in più... vi mette anche il punto esclamativo alla fine delle armi. Se invece non avete mai giocato a Gattai e volete un'idea del flavor che vi darà, ecco, il generatore è esattamente quella roba lì, dei robot con dei nomi assurdi e delle armi assolutamente fuori senso, tipo la frusta elettrica di Roberto. Ciao Roberto. La fiamma di fuoco, la catena o il missile razzo. Ci sono tutte queste cose, ci sono tutte. Puoi averle tutte insieme. C'è anche la catena di lama, che qualcuno si è immaginato come dei lama, bellissimo, che si prendono la coda, bellissimo, e le usavano. Tema animali, catena, esatto, di lama. Catena di lama. Ci troverete forse anche degli altri giochi. Mm-hmm. Ci sarà Monogatari, che è l'hack giapponese di Clotos. E se riusciamo, anche qualche cosa che stiamo preparando in questi giorni. Mm-hmm. Una cosa che... potrebbe chiamarsi Being Human, su cui stiamo lavorando proprio oggi, un dash punk di cui abbiamo qua il futuro autore. Oh yes. Che si occuperà di tutta la letteratura qualche cosa punk, dal cyberpunk al book punk. Lo sono inventato tutto. Io, è bellissimo. Io ho inventato lo steel punk, però. Oh, sì. Ho inventato lo steel punk, ricordiamolo. E che altro? Niente. Noi ci vediamo, se ci siete, a Milano alla Forge degli Eroi questa domenica. Due turni alle 16:30 e alle 21. Di due tavoli, uno di Clotos e uno di Not The End. Così potete venire a giocarli subito. A maratona, gli staccano visti dell'RPG. Assolutamente sì, noi sì. Grazie a Matteo di essere venuto. Mille. Grazie a voi. Grazie per aver masterizzato. Grazie a Epic Party Games per averci dato il manuale, di averci dato l'idea di fare questa puntata, di aver fatto il Kickstarter di Primi Re, di averti dato un'occasione di diventare un autore. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. E sì, grazie a chi ci ha ascoltato. Condividete, lasciate recensioni, fate delle donazioni a QWERTY, diventate soci, comprate passando dai nostri link su Amazon. Funziona. Su fumblegdr.it trovate, abbiamo giocato a parte oggi che sarà linkato al Kickstarter, però tutti gli altri sono linkati ad Amazon, comprate anche qualsiasi altra cosa passando dal nostro link, in modo da darci una piccola parte che non va a... un obolo. Che non andrà al cattivo signor Bezos, ma che arriverà nelle tasche di QWERTY. Nelle buone tasche di QWERTY. Le ottime. È un grande, sì, presidente il nostro Aldo Fresia. Noi ci sentiamo settimana prossima torniamo con Coriolis. Grazie a Jacopo di essere venuto dalla Norvegia apposta per giocare a Primi Re. Sì. Altro che barbari e vichinghi che invasano, esatto. No, romani. E grazie Roberto per essersi trattenuto nella chat, non è vero, ti sei sbizzarrito, hai detto più cose romane lì dentro che in qualunque anno ci siamo conosciuti. Ci sentiamo settimana prossima, grazie ciao a tutti. Ciao a tutti.